Cari amici del canale dei robot del Giornalista, benvenuti a questo nuovo video. Ciao a tutti, ciao a tutti a questa diretta. Siete già in 37. Uh, qualcuno nuovo, Robot Bebop, per esempio, che non conoscevo. Il Cavaliere Nerd, uh, un, ve un vecchio amico. Robot GT, un altro vecchio amico. Samshiro Manga, detto il distruttore, che è venuto a salutare. Buonasera. Uh, in realtà... È meglio conosciuto con il terribile nome di BTX, Francesco De Gaetano, Paolo Torrisi. Buonasera, Paolo. Buonasera, Davide. Ant Alessandro Margiotta, Antonio Papa, Max Laurenza, che è una new entry. Benvenuto, Max Terricchio, Giuseppe Lustrato, Silvano Calligaro, Massimo Ghirelli, gordon 77, Daniele Focardi, Emanuele K, Giovanni Macrina, Claudio Ramon. E tutti gli altri, compreso Ludovico Sanna, che è arrivato per primo, e Davide La Sociale, Max Lenz, eccetera, eccetera, Riyoma Nagar. Bene, grazie di essere qui. Grazie di essere qui. Noi siamo in assoluto ritardo con questa diretta, però abbiamo ritenuto, uh, ritenuto di volerla fare perché eh, insomma si dice sempre ma Bandai ormai nel mondo dei robottoni nel mondo del collezionismo robotico m -ma e quindi vedere che cosa ha presentato Bandai quest'anno ci interessa per dare un giudizio su, uh, sul nostro futuro su quale sia il futuro di quello che è il più grande marchio di produttori di robottoni e di modellini bene, eh, avremo idee molto differenti avremo idee molto differenti quindi sarà una sorta di confronto tra tutti noi ehm, con me è eh, indispensabile contributo in ogni diretta come valente colonna portante il buon Ray da Roma buonasera Ray, benvenuto buonasera giornalista, buonasera ai nostri amici volevo, volevo, racco volevo raccontare una cosa Prego, 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 Ray. Allora, io la mattina quando mi sveglio, di solito, diciamo, prima di fare colazione o mentre sto facendo colazione, comunque ci sono un po' di notizie che mi vado a cercare, così. E quasi tutti i giorni, diciamo, faccio una capatina eh, a, a, sul sito di Gokin. Perfetto, per vedere se c'è qualche news, qualche, qualche novità, no? Come se una, una volta si leggeva il Corriere e adesso si legge Gokin, giusto? No, si reggono varie e poi si eh, legge anche Goghin alla fine, sì, no? Certo, certo. E, e ci sono quelle due, tre, quattro volte all'anno che ci sono questi eventi come il Tamashi che io neanche, sinceramente, non mi ricordo mai quando, quando ci sono. Quindi, per dirti questo qua, io non sapevo che c'era il Tamashi e quanto è bello quando quelle 3-4 volte all'anno quando apro e ho tutte quelle news che fanno vedere tutti i robot che hanno presentato a Stamash. È veramente, godo troppo quando, quando succede. Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. ma anch'io, anch'io devo dire che in realtà pur avendo questo canale e, ed essendo così eh, appassionato di questo hobby, devo dire che non mi informo più di tanto, le notizie mi cascano sulla testa e generalmente me le date voi. O me le dà il, il vabbè, gamba di legno, il nemico. Eh, L'essere, vabbè, insomma, volevo dire, tenetemelo lontano. È. Eh a voi il sensei il sensei. buonasera sensei. buonasera Paolo. a voi buonasera, buonasera sono un po' cotto stasera non so quanto resisterò però cercherò di stare il più possibile anche se Ma sono quando, un po quando, quando, quando vuole andare via non, ci, non si faccia problemi perché insomma voglio dire il suo contributo poi non è che sia così fondamentale <ride> eh, Ma guardi lei non sa un cazzo quindi voglio dire lui <ride> ma uh, era qui con noi fino a un attimo fa uh, un altro uh, amico del uh, canale che uh, però adesso è uscito mi, 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 mi intrattenete un attimo i nostri amici così che io possa um, scrivergli un messaggio ma fa parte della no, oh, è sorpresone, un, sorpresone. Ah, un sorpresone, un sorpresone, un sorpresone, eh, non lo so, devo aver paura. Cioè, potrebbe trovarci un Batman tra noi, no, penso, no, penso fortunatamente, no. fortunatamente, 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 molto meglio. È di più sotto controllo, diciamo. Intanto leggiamo un paio di messaggi. Ma cosa dice questo, questo Alessandro Alessio Natucci? Cioè, Ho visto a Novegro il Sensei che invece di guardare il giocattolo gli ha allungato l'occhio sul sedere di una bella moretta. Ebbene sì, anche lui in fondo ha un pizzico di normalità. Eh, <ride> si ricorda di essere un uomo, insomma, in fondo. Ecco, poi abbiamo... Vabbè, eh, c'è... Cioè, ho visto dei saluti dallo Straccione. Salutiamo lo Straccione, e il grande Goldrake Goldrake che è appena entrato e che abbiamo, con cui abbiamo girato per Novegro, uh, Daniele Focardi. Bene, bene, bene. Allora, mi scusi, sentine. volevo chiedere una cosa al senso Prego, prego, eh, prego. prego lei. Vedendo la stanza dietro, no? eh. potrebbe essere l'ultima live che può fare lì in quello spazio. No, ancora un po' di spazio. Ce l'è ancora. Poi, sì, sì, I due muri non si sono ancora incontrati, okay. quindi c'è ancora, ancora un po' di spazio vitale. È una cosa alla, alla Tomb Raider. Prima o poi quelle due pareti si chiuderanno e lei rimarrà, sì. esatto, rimarrà schiacciato in mezzo. Non che io scherzi dietro, eh, perché comunque... Eh. Beh, lei è un maestro, eh, Beh, lì, dai, lì, dai, tutto sì. ciò, cioè, non, eh, non, non, non faccia il furbino. Intanto salutiamo The Hitman, Massimo Tria, eccetera, eccetera. E anche quella brutta passione di Assirelli. Asso, 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 grande asso. Bene, cominciamo a dire due parole sul Tamasci. Così, a livello di sensazioni, com'è andato Ray? Ma allora, al di là di quella gioia, diciamo, di vedere le novità e tutto, in realtà, in realtà non ci sono stati non c'è stato niente che mi ha proprio colpito mm, mm. diciamo di questo Tamasci, niente che mi abbia entusiasmato assolutamente ma mm, io non sono di questa idea se sensei... mi ricordo tutto eh, beh eh, io posso dire che un Tamashi così brutto eh, era, diffi cioè, era difficile fare peggio quindi mm. cioè, era molto difficile fare peggio e secondo me hanno fatto. Mh, te non lo so, se questa è Bandai, vabbè, oh, ok, ne prendiamo atto. Oh, Io sono, ma poi adesso mi è passata perché sono già, è già stato fatto da 15 giorni, quindi mi è anche un po' passata. ma la delusione, lo, lo sdegno che io ho provato nei confronti di Bandai in questo momento è, mh, si è molto attenuato nella, nella fattispecie, però io proprio mi sono trovato sdegnato. Mi fa piacere, mi fa piacere. Per me, no, perché... per me, per me è stata una conferma dell'ultimo livello Bandai, comunque degli ultimi tempi in realtà, non è che è un peggioramento, sta in linea con No no, ultimi, no, no, no. L'ultimo paio d'anni, dove non hanno di roba cose. cioè almeno negli altri anni ti presentavano della roba che non facevano. Almeno cioè, sembrava almeno che eh, avessi a che fare con una multinazionale. Con gli ultimi Tamashi, negli ultimi, ve ne dico soltanto una. I generali dell'armata di Michele erano dei sagomati, cioè manco si sono degnati di fare dei prototipi, hanno fatto dei sagomati. Comunque, vabbè, se per voi vi sta bene, bene, vabbè, no, ma proprio no. Ma solo perché c'erano cioè, le Macros, c'erano tre Valchirie sgagnate da un cane. Cioè, scusate, ma ce n'erano due che sembravano mordicchiate da un cane, tanto facevano pietà. Cioè... Soprattutto quelle inerenti a Macros 7, cioè, boh, che erano delle iMetal Metal Air buttate lì. Beh, meraviglioso, 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 perché eh, mi sarei sentito a disagio se il Sensei avesse avuto un'idea simile alla mia. Però, dato che come sempre siamo assolutamente agli opposti, allora trovo che eh, ci si divertirà. Ah, giustamente allora... mi fa notare l'illustrazione di Gold Ray Q che è bello. Vabbè, dopo, bello. Dopo, 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 Beh, Notali, non No, non, non anticipiamo. Bello, uh. non date... se le, se le... bello. Andiamo avanti, diciamo, diciamo avanti. Abbiamo, ecco, abbiamo un. un... Vabbè, eh. Il pensiero vecchio, il pensiero vecchio, quello che si ferma al passato e non va verso il futuro. Goldrake U è bello, U mm, è sì, bello. No. senza contare che il nostro non ce lo tocca nessuno. Cioè il vecchio Goldrake rimane, eh? non è che il nuovo lo toglie quello vecchio, rimangono Ma, tutti e eh, due, quindi è cosa a, Il sensei tanto non è il discorso il vecchio, mi toglie il vecchio, proprio il suo giudizio penso che sia. Un robot in sé per sé. Vabbè, vabbè ma vai, se poi. vi piace. Cioè. Poi, poi, lo no, poi do... dopo, dopo lo analizziamo. Io mi espongo dopo quando lo facciamo vedere. Bene certo, 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 certo. Beh, io devo dire che stavamo aspettando un quarto ospite, che era l'ospite d'onore di questa serata, ma che eh, non. È apparso per un po' nell'anticamera degli ospiti, ma poi è scomparso. Io direi che eh, lo aspettiamo quando vorrà entrare per presentarlo. Ah, eccolo qui, è arrivato! È arrivato! È arrivato! È arrivato! Forse, forse, forse arriva l'ospite d'onore. L'ospite d'onore per commentare il Tamashi. Eh, non penso che ci sia una persona migliore di lui. Dato che non solo è un esperto di robottoni, ma ah, vive anche in Giappone ed è stato per tante volte ospite del canale dei robotti del giornalista. Signori e signori, please welcome, Mr. Destron. Buonasera Ciao, salve Destron. a tutti. Grande Destron, Grande. come Grande. stai, Caro? Discretamente bene, non ci lamentiamo. Bene, bene, no. No, bene, mi scuso bene. prima perché sono sparito subito. Il fatto che la connessione qua non è ottimale, qua in camera mia ho dovuto tirare, attaccarmi col mio smartphone. Per cui, per cui vi vedo tutti molto piccoli. Scusatemi, su questo è il problema. L'importante <ride> è che bene. voi mi sentiate bene. Sì. Beh, ma in realtà lei è molto fortunato a vedere il piccolino il sensei, cioè così eh. ah, è, la, è la prima volta che faccio una diretta con il sensei che devo dire rispetto anche molto. Mi fa piacere, lo saluto. Che dichiarazione molto bella! bene, 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 bene. Ecco, eh, tra l'altro, volevo salutare un altro amico che vive in Giappone. Eh, che è il nostro collega amico eh, Mario Zetto Mario Zetto, eh, destro, raccontaci, raccontaci perché eh, Mario Zetto anche se fisicamente non è qui con noi questa sera ci aiuterà moltissimo Beh, Mario Zetto a differenza del sottoscritto che vive ai piedi piantati a Osaka e non si muove io difficilmente vado a Tokyo, se non una volta negli dieci anni. Eh, lui viveva a Karuizawa, poi si è trasferito a Tokyo e è andato a vedere il Tamashii Nation di persona, lo poteva fare tranquillamente e ha fatto anche dei bei video. Eh, per cui gli ho chiesto se potevamo usare il video che ha girato lui, perché è una cosa molto... Eh, vedere direttamente uh, il video di uno che è stato sul posto, probabilmente è la cosa migliore io ho fatto tre commentari sul Tamashii Nation ma erano tutte foto l'unico che ho girato di video ho girato la Tamashii Nation di Osaka ce l'abbiamo anche chiese, ormai il, il Tamashii Spot il Tamachi come negozio ma c'erano solamente gli item commemorativi per cui quello che ha girato lui di video è sicuramente più completo eh, Samshiro Manga scrive con eh. rumore eh, in effetti, devo dire, Destron, che quando parli è come se si avviasse un metronomo, eh, un qualcosa che fa un ticchettio, tipo bomba, orologeria. Eh, sì, 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 sì. e eh, eh, ho evitato la seconda parte del commento di, di Sam Shiro Ma eh, eh, però... però, allora ma facciamo una cosa. Visto che sì. ho il le... Le auricolari a questo punto le tolgo, vediamo magari se questo è il problema. Vediamo, vediamo, vediamo. Era questo, era questo, era questo, se no la invitavo a scappare prima Adesso delle come va? Sì, va molto meglio, va molto meglio. Va molto meglio il fatto che faccio un po' fatica a sentirvi io, anzi senza beh ha po'... finito di spippettarsi. Sì, eh, non ha delle altre cuffie, Destron? No, veramente non si sente niente così. c'è cioè, ritorno. Un guarda. attimo. Allora, vado a prendere un, po di, un paio di cuffie normali. Così. Va bene, Destron. Okay. Va, bene, va bene, Destron in Giappone è... Mut eh, mutalo, è? Massimo, Massimo, mutalo eh. un po'. Intanto. Mutalo. Beh, a Osaka no, ha detto che si trova. Eh, so Destron, Italia, ma... Destron è a Osaka, sì, sì, mentre Mario Zetto è a Tokyo ed è per questo che eh, Mario è riuscito ad andare al Tamasci e ha girato un video di tutto quello che vedremo stasera e lo vedremo in realtà proprio come se andassimo lì. Eh, come se mm. facessimo un giro eh, nei padiglioni del Tamashinho, naturalmente, tante cose non ci interesseranno, quindi le salteremo a eh, velocemente è che non interessano a lei. Bah, se a lei interessano, non so, le, le streghette o i personaggi no, della, no. Di, di Biancaneve volentieri, però, ma mm. lei è quello disneyano eh, non io. <ride> Sono le 5:30 e mezza in quel di, di Osaka. Sono esattamente Alla le 5.47 del mattino. Infatti, il buon Destron si è svegliato apposta per questo. Allora, ridiamo voce a Destron, vediamo un po' come va. Pronto Destron? Mm non c'è più nulla non la sentiamo più e la vediamo a Rallenti. ma l'ha smutato certo che l'ho smutato No. riprovi i controlli con delle airpods magari o delle oh, non so qualcosa di più efficace e se rientri Esca, prova a uscire, provi a uscire e rientrare. Ce la faremo, eh? Scusate a tutti. Eh, non è facile. È un inizio un po' lento, ma d'altra parte eh, abbiamo un collegamento intercontinentale, eh? mica, mica. Adesso com'è? Adesso l'audio è buono. Uh, la sì. vediamo un po' cubettoso e un po' lento, ma forza c'è un po' di tuo. Va benissimo. Al, al, al limite, poi se ci sono problemi, mi trasferisco sul PC di mia moglie. Dai, non c'è nessun problema, va bene. va bene, Quasi quasi io le direi di farlo, però mh, insomma. <ride> <ride> è così eh? sì, è cioè... perché voglio no, dire. No, eh... no, no, no. È un PC molto vecchio. L'ho già attivato. Fra dieci minuti dovrebbe essere attivo. Allora, no, no, va bene, va bene, Perché a noi piace <ride> la tecnologia, quella, quella evoluta. A noi piacciono i robot. Piace eh, sì. il futuro. È giusto. così, Va bene, va bene, va bene. Allora, allora, allora iniziamo, iniziamo a vedere il filmato del Tamashi. E mi raccomando, siete liberi di intervenire su qualunque cosa vediate. Eh, per raccontarla ai nostri amici a casa, eccolo qui. Eccolo qui. Gli, gli occhiali sono veri, Massimo. Eh, sono veri gli occhiali che c'hai? Assolutamente no. ok Assolut avanti. Assolutamente no. Allora, quello <ride> che vedete è l'ingresso del uh, Tamascination 2023, e beh, naturalmente si è, uh, si è accolti da Gundam Freedom no, eh? quello è no. lo strike pistola c'è scritto sopra Gundam Freedom però <ride> oh, quello è ma... lo strike mi perdoni scusi, eh. mi scusi, mi perdoni, mi perdoni, mi perdoni. allora vedi cosa c'è scritto in alto però è un altro quello eh, però quello sotto è lo strike le ripeto non... è lo strike ma c'è la scritta Freedom vabbè no vedi che a destra c'è Justice a destra per... c'è a destra c'è Justice e comunque c'è questo vabbè. Sì, questo mm. Lo so semplicemente perché faranno il film di hanno, Freedom Gundam l'anno prossimo per sì, sì esatto a gennaio dovrebbe uscire sì sì, allora. questo, gennaio febbraio quello che stiamo vedendo è comunque un panorama di eh, Gundam quindi quello e che fa riciclare. da eh? l'idea è riciclata Beh, quello che fa da padrone eh. è ancora Gundam buonasera sì, Marco no, c'è da dire che comunque Gundam Seed che precedevano questo film e Seed Destiny si basavano principalmente sulla vendita del merchandising quindi sì, eh, sì. chiaro che anche qua ci andranno dentro a, a piedi pari con il merchandising di questo film che dovrebbe chiudere il ciclo Narrativo di Sid, da quello che ho capito, o comunque che dovrebbe chiudere il ciclo narrativo di eh, Kira Yamato e Atransala che vediamo ora inquadrati. Comunque, ecco, guardiamo queste due figure perché dopo ci torneremo su un discorso. Ricordatevelo. Allora, bravo Rei, bravo, bravo Rei e ricordiamocelo. Bravo Rei, bravo Rei, bravo Rei. Diciamo che una grande parte del merchandising. Eh, grande parte della produzione eh, legata agli anime è basata su personaggini come questi pilota, come questi pilota, piloti del Gundam. Ecco che quindi ci torneremo su questa cosa. Bravissimo, 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 bravissimo. Adesso lasciamo, lasciamo sospeso questo concetto, però, vabbè. Ma voi, per esempio, li comprereste O avete mai comprato dei pupazzetti, delle action figure di piloti di figurars di SH arts di Gundam, mm. non ne hanno fatte fino adesso. Ma beh, hanno fatto qualche stato più che altro della Mega House, che ha una. Quelle ce no, quelle ce ne ho un po', Io io due o tre di Bandai. Però io essendo un duro e puro dell'Universal Century di sicuro non mi andrei a sporcare con la cosmica era riguardante per l'appunto i personaggi che abbiamo appena visto. Ecco. Se Senza, c'è anche la statuina Meghaus di Anna Velgato, che mi sembra che è il il pilota preferito. Eh, è lì, è tra i migliori sicuramente piloti zioniani che si siano mai visti anche a livello di personaggi. Però qui vedo che effettivamente cercano di lanciare un nuovo film riguardante... Per l'appunto, eh, la Cosby che era e quindi io ho visto già tutti comunque ehm, ehm, Mobile perché okay, Il in <ride> mio inglese fa un po' cagare ehm, riguardanti per l'appunto la serie eh, Gundam Freedom, cioè il film che dovrà andare a concludere tutto il discorso di, ehm, riguardante Gundam Seed. Ecco, per per l'appunto, mentre invece, questi qui sono carini. Sì, metal stiamo, robot. sì, stiamo guardando una pletora di metal robot, uh, come si chiamano quelli piccolini? I, I Robot no. Spirits, la serie Metal Robot Spirits, sì, che sono molto molto bellini. Sono come sì. dei... Ecco, fermiamoci un attimo qua. Sì, eh, un sono praticamente dei metal build in miniatura, eh, però devo dire che dal metal build stanno prendendo anche i prezzi, per cui anche se sono piccolini costano sempre di più. Eh. Eh, siamo arrivati a una serie che comincia a interessarci un pochino cioè vedete i uh, Gundam Fix Figuration sì. sì e in particolare vedete tutti gli Zaku di uh, Shar e tutti i Gundam e, e, e c'è quel ci sta un piccolo interrogativo, no? Se non sbaglio, qualcuno di voi ha sollevato. Mi sembra che hanno presentato quello shard di questo qua con, con i reattori sotto questa versione potenziata sì. dello shard di cioè dello Zago di chat. E che se vogliamo qualche parte, appare da qualche parte. In qualche, sì. da qualche parte mm, dello, non lo so, zago. Eh, non lo so. Eh... Allora. Prego. Oh, no, scusi, pare che questo perché anch'io non l'ho capito io mi aspettavo il perché l'MS06R1 è il movibili, movibili type Zack, il mio il mobile suite preferito perché io veramente l'aspetto doveva uscire quello di Shimazunaga e anche quello di Johnny Riding l'avevano quello di Shimazunaga, Matsunaga se non sbaglio l'avevano già presentato ma non si è visto questa volta e invece no. questa qua versione di Char a quanto pare si vede un nanosecondo nell'ultimo eh, film che hanno fatto l'isola di Tuttoro ah sì? sì. non l'ho notato io, io non l'ho notato neanch'io ma c'è un bello. mio ecco, spettatore attenzione, che ve l'ha scritto attenzione questo è veramente una bella novità cioè il Le... buff bello, sì. Gi Alt. già prenotato eh. già prenotato Alt. questo Be Quiet, questo non è stato presentato al Tamashii, eh? Era già stato presentato sì. prima del Tamashii, eh? Che... Sì, ah, sì, sì stato era già stato presentato prima, prima, prima del Tamashii che questo qui sarebbe stato sì, fatto, quindi già. novità è relativa. That's, no, no, però uh, bello, già che ci siamo parliamo, è bello. Però non ci avevano mai fatto vedere un prototipo. Come no? Come no? Sì? no? no Così. Eh, il vale. prototipo c'era, ragione il sensei, il prototipo era già stato presentato. Allora, non vorrei dire, ma... Destron, Destron per favore non dica mai più a ragione il Sensei faccia un giro eh, di, parole. La faccia un di parole dica qualcosa di eh. diverso comunque io in questo momento confesso tutta la mia ignoranza nel senso al goof ci arrivo perché RX-78 fa parte della uh, mia memoria Tuttavia, su tutto il mondo Gundam devo dire di essere Gravemente impreparato. Però Rambaral diciamo è un po' forse il poverato. Rambaral me la ricordo benissimo. Sì, la eh, puntata perfetto. di Rambaral. Ma io perfetto. Vorrei dire solo una cosina sul guff, se possibile. Prego, prego. Ma, prego, se ma, per, ma devi, devi. Eh, per carità, cioè, eh, tanta roba che lo fanno, fantastico. Cercherò in tutti i modi di prenderlo, anche se in Italia non viene importato ufficialmente questa grave pecca purtroppo dell'importatore italiano e forse anche Bandai fa protezionismo verso il proprio mercato interno, che può anche starci, ma vabbè. A me comunque non mi piace fino in fondo questo... Mm. questo la colorazione la vedo un po' piatta, la realizzazione non mi convince fino in fondo a discapito invece del camfer metal bead che mi ha sì, extraconvinto, perché è forse anche un po' più rivisitato, pannellizzato. Invece... No, però io a vederlo, a vederlo così mi sembra che sia perfetto per stare con lo Zaku di Char, quello nuovo metal composite che hanno fatto, come tipo di rivisitazione e anche come colorazione, mi sembrano proprio l'equivalente di quello. A me non so dove stanno andando queste, questa ambulanza, Ah, lei prendere me, sì, ah, ok, <ride> eh, no, comunque a me, fino in fondo, non mi anche il colorido così un po' a me piace ma strepotto, secondo me non render, ci speriamo so. sensei. Sa, se, sapete, posso, se posso, lei sapete, ha un po, di, un, un po' il complesso del gumplatore, cioè lei è abituato ormai uh. a, a farsi no, lei no, i colori no. e a deciderli lei. E può naturalmente scegliere tra una quantità una varietà di colori e di qualità di colori allucinante in realtà questi sono modellini fatti per essere presi così come sono se deve andare in bagno no, no, no arrivo 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 ah. diceva adesso no se ci mancherebbe altro no 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 io ho visto visto che è stato annunciato anche se ne è parlato un attimino prima il campfer l'ho visto dal vivo è un qualcosa di fantastico. Chi se lo può, se lo può ancora giudicare? Vi consiglio di farlo. Io non l'ho fatto perché ho la cinesata eh, della Poison Toys e non vado a comprarne 150.000 perché non neanche le, le disponibilità economica Ma è comunque il Campfire: è fantastico. però è un mobile suite molto complesso. ci cioè hanno potuto giocare di più su eh, col fatto di essere un metal build. Questo il Gufu è un mobile suite semplice per aggiungere tanto dettaglio avrebbe un po' magari stonato hanno aggiunto il dettaglio giusto hanno tenuto la, la colorazione che secondo me è quella di Rambaral forse l'hanno fatto un attimino più scura perché il gufo è forse un attimino più sul chiaro, l'hanno fatto più tipo okay. metal build come colorazione e secondo a me non dispiace devo dire per me hanno trovato il giusto compromesso però pre, prezzo prestazioni, il Kempfer che costa 10.000 yen in più però dà molto di più, è inutile, eh, poco da dire. Cioè, secondo me, questo eh, GM che compare per l'appunto nel eh, lungometraggio Kukuro's Doan, secondo me è veramente un piccolo gioiellino. E mh, anche se è un metal composite, eccetera, secondo me hanno avuto una cura molto superiore al, alla realizzazione anche dei dettagli dei particolari che secondo me in questo goof da vedere nelle foto eh, perché proprio quando l'avremo in mano se riuscirò ad accappararmelo andremo ad analizzare per me è sni cioè non... però se posso permettermi se posso permettermi cosa che Destron ha infilato nel discorso allora il primo uh, anime di Gundam eh, voi vi ricordate i disegni dei, dei mecha cioè erano di una semplicità e di una pulizia eh, tutti i dettagli del real robot sono stati aggiunti in tutte le mille serie successive ma il goof così come il dom così come eh, lo stesso RX-78 erano scevri di particolari, erano pulitissimi. Quindi se noi vogliamo andare a ricordare il famoso frammento di memoria, l'RX-78, la serie originale, i robot erano così. Ma allora non me lo fai con questo colore un po' satin, allora me lo fai super lucido come dovrebbe essere un super robot eh, o comunque riguardante soprattutto anche la vecchia serie e eh, invece qui si cerca di fare qualcosa di fine, qualcosa di dettagliato, qualcosa che sia real ma senza dargli... Il tocco di Real, eh, allora no, c'è qualcosa che non va. Uh... No, lo so. a, me, a me piace moltissimo. Così come anche gli Zaku sono sempre stati opachi, che siano verdi o che siano rossi, sono sempre stati. A Senza no, scusi, eh, però lei nella recensione che ha fatto lei del, sullo Zaku di Char, il sì. Composite, sì. ne ha parlato come di un gran bel pezzo. Secondo ma me, infatti, eh? questo qui sarà a quel livello, sicuro... cioè, io lo vedo così, a così me lo ha a quel livello. Lo anche perché è molto molto simile eh, allo Zaku sì, senso sì, parte. Certo. intanto io ne approfitto per salutare il buon Max Bus che è entrato eh, che ormai è una presenza costante nel canale eh, e io una presenza costante nel suo e il buon duo Maxwell che è entrato buonasera Giuseppe Carta e il grande Mox ciao a tutti Direi che possiamo andare avanti. Beh, di questo gufo abbiamo parlato e abbiamo dimostrato comunque interesse in questo... Sì. Uh... Scusate, solamente una cosa, poi non rompo più le scatole, andiamo avanti. Il, per quanto riguarda il, scusatemi, il sensei che ha detto no, ma questo gufo l'avevano già presentato, cosa lo fanno vedere qua? Eh, non devo dire che il sensei ha ragione, ho capito, No, ma su questo comunque il sensei ha pienamente ragione. Il fatto è... Che è stato un po' confusionale ah, Bandai. Bandai è stato un po' confusionaria comunque nel fatto che ci sono i pezzi che venivano che partiva la prenotazione con l'inizio del Tamashii Nation e li hanno messi in mostra che erano però prodotti già fatti vedere, comunque partiva la prenotazione col Tamashii Nation e questo era il bufu, poi c'erano gli item commemorativi di questo Tamashii Nation e poi c'erano gli item che poi li vedremo dopo commemorativi del cinquantesimo dei Chogokin per cui c'era tanta roba che non si capiva perché era lì eh, certo. con, con, con che cosa eccetera solamente un po per quello quello del gufu come anche del Albion, alpion che poi vedremo dopo sono quelle cose che magari erano già state, eh, già state presentate che però la prenotazione partiva in quel momento per cui ragazzi compratele era proprio un modo per commercializzare i loro prodotti che entravano proprio in prenotazione quel giorno lì. Scusate per Ma quello, è eh, per dire. Perché, mi scusi, perché lei lo chiama gufu come la civettu? No, eh, perché eh, gufu qua in giapponese eh, Giappone. si, eh, Giappone si chiama gufu, scusate. Ah, e qua gufu, senza la u <ride> gufu. Cioè, fondamentalmente, comunque sì. qualcosa che è stato presentato a questo Tamashi, non l'abbiamo ancora visto. ecco, no, Che no, è proprio no, novità no, di no, no. questo evento. Qui, il, qui vediamo un Gundam Fix No White eh. che è uscito parecchi anni fa. Non so se lo ristamperanno, era un gran bel modello. Eh. E, accompagnato da altri due il Wing Zero sì. e il Death Sight. Sì. Beh, lo Snow White è sempre un bellissimo modello, eh? A no, me non piace. No? Ma allora, sono... No, ah, le ali così... Voi eh, sono no. carini. Eh... Sono carini, sono belli, non sì, sì. Non quelle ali. Anche se Gundam Wing è stata purtroppo una delle serie peggiori riguardante l'universo gundamico di tutti i tempi, ecco. Mm -hmm. Sì, però stiamo parlando di modelli, insomma. Sì, 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 per carità. Però anche... Se la serie è interessante, secondo me è importante anche come, eh. come background. Poi abbiamo il nostro storico che è Max Bus che scrive nel primo doppiaggio: si chiamava GERF. Hai capito? Okay. Eh. Il, gufu. Il, gufu. <ride> il gufu. Questi cosa sono? Sono l'ultima serie riguardante una delle ultime serie ah, che The Witch è, si movie, chiama Pro Mercury. Eh Sì, esatto, Witch from Mercury che... Witch from Mercury. Che... Comunque serie carina, si perde un po' nel finale, hai pazienza, ok, qui sempre Metal Robot, intanto che vediamo uh, una lunghissima serie di Metal Robot Spirits. Diciamo così, eh, si osserva una grandissima quantità di robottini che costano poco e una piccola quantità, minima quantità di robottini che costano tanto. Questo vuol dire comunque che il mercato di Bandai si sta spostando verso il basso. E è un altro, questo è un altro elemento che va, uh, che va un po' a, a, a sposarsi con quanto diceva Ray prima, cioè ricordatevi i personaggini della serie SH Figuarts. Bene, qui cosa stiamo vedendo? E eh, questo è il, eh, il reconfento. Sì cos'è? Allora... No, no, prego, allora... prego, vado senza sei. Eh, dovrebbe essere la, una, del, forse una delle ultime serie riguardanti il brand Gundam firmate da Tomino in persona, quindi Reconquista in G. Però, onestamente, questo Gundam qui non è quello classico della serie. Non so se è uscito qualcosa di tipo, non lo so, un videogame eh, o qualcosa di come avete fatto per questo qui dovrebbe essere il G-Self, ma un po' potenziato rispetto a quello però che io sono riuscito a la vedere. La colorazione era molto bella, molto bella. Tanto io saluto Rioma che è entrato adesso. Questo non lo conosco. E beh, beh Gundam, 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 e Gundam io Però quello che lei ha detto prima che si va, il Bandai va verso il basso per me non è vero nel senso che eh, è sempre stata così la faccenda nel senso le uscite da poco ci sono sempre state e soprattutto riguardante il brand Gundam che ti può, ti può permettere di poter fare uscite a non finire di qualsiasi soggetto eccetera ehm, e ci sono sempre state non è una questione che Ora le notiamo adesso. È, una è un fatto che secondo me c'è sempre stato, perché non, eh, non è una novità. Ecco, nella, Ma nella... quello che mi appresto a dire è che eh, determinati soggetti venivano trattati solo nelle serie alte come i Soul of Chogokin, mentre adesso ci sarà un, un progressivo spostamento <ride> verso il basso e questo lo vedremo tra poco quando, ma quando inizierà la parte che ci interessa perché okay, comunque okay. adesso stiamo vedendo un sacco di Gundam veramente a pioggia sì 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 questa, qua sono questa è la serie Gundam Universe che è una cos cosiddetta straccionata che vogliamo per eh, la gente sì. che non vuole spendere tanto da tenere vicino magari alla televisione eccetera quelli che costano 2.000-3.000 yen a pezzo questa ma la... No? Eh sì, questo quello... eh, oh, per... no, eh, no, no, è un il no, pezzo no, no. più importante del, del Tamaso. Oh, il pezzo più importante. Quindi abbiamo un nuovo Metal Structure. Metal Structure MK2. Se non sbaglio, no, Men. <MF2> si, sì, MK2 2. Esatto. L'RX 178 con la colorazione Eug. Con la colorazione Eug, eh... Mattese. Che... Questo Gundam qua, secondo voi, ne uscirà in futuro anche l'altra colorazione? Sì. Sì, so. e usciranno anche 12.000 upgrade per questo RX 178 che ne ha più di una. Da, lui sì. non poteva diventare anche il Super Gundam, con sì. le, eh, quindi avranno non so quante uscite aggiuntive avrà questo RX 178 che Tra tutti i Gundam, ah, se io avessi dovuto scommettere questo, ave, per me sarebbe stato uno dei più improbabili, perché non è né protagonista, né, eh, né penso che sia stato uno dei Gundam meno considerati nell'universo. Allora, però, le, le, però, guarda, se in sé le dico che qua in Giappone. Questo Gundam è considerato come uno dei Gundam più belli della storia di Gundam perché è meno grezzo del primo Gundam, però non è arzigogolato come WZ, WZ eccetera, di qua di là. Per cui dai fan è abbastanza stimato come design questo Gundam qua, va detto. Ecco. Io avrei detto più un GP01 se c'era proprio da fare un... se avessi dovuto scommettere... Su una possibile uscita eh, che non fosse un trasformabile, come per l'appunto lo Z e il W. Come scusate, esatto, vi volevo mostrare un commento di un nostro amico a casa. Ehm, non so se lo conoscete, i robot del giornalista. Che salutiamo, scrive: Si dice Gundam, non Gundam. Okay. Beh, lei quando dice. Gun di pistola, dice Gun no? naturalmente sì, Gun non è un nome proprio ma è il nome di pistola e quindi viene tradotto comunque... ma l'unione di no, ma eh, no, ma... Ma... la parola ma è l'unione di Gun e Dam no, eh, no, no, no. vorrei dire sì comunque una cosa importante posso dirla anch'io su questo, su questo RX 178 allora eh, il focus di Bandai è più sui Gunpla che non sui i eh, modelloni no? E compreso il metal structure. Il metal structure è quasi una, uh, così, un prodotto ammiraglio uh, giusto per mostrare la strapotenza di Bandai quando vuole fare qualcosa di fatto veramente bene, ma non è che loro ci vivano su questo. Quindi, eh, perché l'RX 178 e non l'RX 78? Perché hanno fatto il Gundam Unleashed e il uh, Perfect Grade Unleashed, che secondo me pur essendo un gumpla è al momento il miglior gundam rx78 mai fatto e mai visto il metal Structure altro non è che un rx78 con delle con, scusate un unleashed con delle parti in metallo eh, però le... L'hai vista, paragonato un model kit da 200 passa euro contro un modello da 1.500 2000 euro? Non sono calzanti. Ecco, ma è... ho giustificato. Ho giustificato, però, del modello da 200, del modello da 200 ne venderanno migliaia e migliaia di, di, di copie, decine di migliaia di copie. Nel modello da 1.500 euro ne venderanno 3.000 copie. Per cui. È molto diverso. Voi dovete pensarla in ordine di grandezza di mercato, non eh, solo di per quanto riguarda noi. Ecco, no, no, certo. ecco poi, poi un'altra cosa che bandai dai anche che passa nel dimenticatoio. Ma alla fine di quest'anno esce anche il DX Chogokin king dello Yokohama Gundam, eh, per cui abbiamo un altro Gundam RX 78, voglio dire, bello, bello grosso che viene venduto da fine di quest'anno sarebbe stato un po' un doppione, anche se sono cose completamente diverse, sì, sì, certo, certo, certo. Quello, su quello, effettivamente, ha ragione. Una, una domanda, una domanda, una domanda. Ehm, già che ci siamo, allora vediamo la solita, la, la solita impostazione del metal structure. Vediamo la base, il diorama della base, vediamo tutti i vari braccetti che i vari pistoni, le varie cose dietro questo robot completamente aperto quindi con tutte le con tutti i pannelli aperti e i famosi omini che volano intorno eh, il prezzo ormai lo sappiamo perché ci sarà un eh, disastro come sempre attorno al Metal structure cioè eh, consigliato in Giappone 1300 euro venduto in Italia 2990 e venduto ai bagarini dai bagarini a 4005. Per cui ci sarà il solito disastro, ma quello che mi interessa sapere è se voi avete intenzione di comprarlo o no. Io sì. Io non ho niente per cui mi metal straccio, non comprerò neanche questo. Eh. Sensei, lei quindi andrà avanti sui metal structure? Io sì. Sì, senza sen indugio. Avrei avuto molto piacere che ne avessero presentati due di questo stesso modello, uno aperto in questo modo e uno chiuso, perché detto onestamente, così aperto non si più niente. Eh, cioè, vedo tanto rumore in questo, in questo modello e secondo me, per l'appunto, come diceva, si diceva prima, è un modello molto pulito, molto eh, simile all'RX78, ma magari migliorandolo. Ecco, aprendolo in questo modo si va però a, a, a creare molto rumore e non si vede veramente la vera e propria linea che sarebbe l'essenza di questo Mobile seat. Comunque, mobile Volevo seat. chiedervi: volevo fare una domanda. Scusate, <coughs> rispetto a, al modello originale, diciamo, questo qui no? non, non sembra un pochino, un pochino, diciamo, ciccio, ciccione, non so come dire. Sembra se è come se è un po' fa... schiacciato, è dovuto al fatto che è tutto così aperto. Sì. Eh, probabilmente sì, però mi sembra un po' capoccione pure, un po', non lo so, mi sembra un po', allora, po slanciato da, diciamo. da quello che ricordo, l'MK2, cioè il, il mac 2, è più uh, robusto del rx 78. Okay. Eh, poi abbiamo visto nel corso del tempo un progressivo irrobustimento dell'RX 78, perché, ripeto, nell'anime originale era molto esile. Eh. Bene, e comunque quello che, non... dicerei, quello che dicerei eh, ha, ha, ha ragione perché effettivamente me lo ricordo anche io un attimino più snello, eh, questo, questo qua. Però, probabilmente perché ha aperto è sotto lì eh. la questione. Se se lo vuoi eh, comprare apri che gusto c'è, eh. La domanda del eh, che fare fare dirà tutto no. se qualcuno di voi prenderà il DX quello lì di Yokoama, no. Al momento okay. ah, può essere, può essere, può essere, può, essere però, può essere, però ci arriviamo a quello ormai la prenotazione è già chiusa. cioè ormai certo. in... Non so come si riesce come si riuscirà a prenderlo, però è completamente diverso perché è molto mobile eh, rispetto a questi qua. E sta nella sua mobilità, il, pre, la, la cosa, il punto di forza, cosa che Metal Structure non hanno, completamente una cosa diversa. Ecco. Okay. Intanto, qui vedete, tra l'altro, volevo dirvi: no, io non comprerò più, non comprerò più. Eh, non Comprerò più metal structure il sensei se la ridacchia, ma sa benissimo perché. Eh, quindi io chiudo con la serie metal structure. Non vedrete più metal structure nel, sul canale di robot del giornalista. Eh, e tra l'altro, per la gioia, esatto, caro Fdenik, esattamente, eh, occhio alla scatola se lo prendi. Eh, <ride> perché dovete sapere amici del canale che la uh, signora uh, che è venuta a fare le pulizie a casa ha preso la scatola del sazzabi la ridotta a coriandoli e l'ha buttata nella carta quindi... e io gli ho pagato una cena <ride> esattamente 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 e vabbè fatevi una risata e quindi tra l'altro, invece del, del primo Metal Structure ho la scatola, ma Bandai ha pensato di ristamparlo. Mm -hmm. E infatti, vedete in questo momento l'immagine del il filmato della ristampa, eccolo qui, è proprio uguale. Eh? Non hanno cambiato sì, nulla. Sì, sì. Tra l'altro, non so se avete notato che ci sarà un nuovo add-on per questo RX93. Cioè che, che add altre parti aggiuntive, infatti adesso se lei va okay, avanti nel video okay, vedrà okay. che alla sinistra di questo modello vi è il nuovo set di eh, armi aggiuntive di questo metal structure, eccole qua. Okay, qua. Eccolo qua, eccolo qua. E questo sarà il terzo add-on di questo RX-93. Sì. È il Nugundam, sì, 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 quindi le, oltre le Jingle Bell e tutto quanto. Infatti, vede che sono queste Iber che non sì. so bene dove compaiano o che funzione abbiano. Nel, non me le ricordo io, onestamente. Nella serie. No, di ma neanche io. Forse Anzi, forse preso Bandai. Forse neanche Bandai lo so da dove. Trovato, ma però. 93 rimane comunque un. Eh, Mobisuit suit eh, prototip prototipale e però compare anche in altre serie quindi potrebbe andare anche a colmare le lacune che mancano, che mancavano nella prima uscita per poterlo fare anche eh, assomigliare a eh, quando lui compare in altre serie. Ecco. Sì. mi viene da pensare sì. però lì sì. la dico e lì a me no ma su no, questo se ha preso un abbaglio anche otta fa dicendo ah sono le Incom per il, il New Gundam produzione di massa invece sono dei cannoni non sono le Incom per cui eh, non... vedi cioè, non, non, non so bene cosa ecco, intanto scusate intanto che rispondo a baldo che si preoccupa per la salute della signora è ancora viva e vegeta sta benissimo a differenza della scatola purtroppo ehm, sì e vabbè. intanto volevo soffermarmi un secondo su questa cosina qui che eh, lascerei raccontare a lei. Ah, questo è un um, kit, per forse, non lo so cos'è. Comunque di un robot di Armore Core 6. E questo Esattamente. E essere... quindi ci vuole raccontare due cose sul 6. Dovrebbe essere spoiler: dovrebbe essere un, un boss finale. Diciamo che tu il gioco ha cioè tre finali diversi, affronti tre nemici diversi, uno è questo. Allora, torniamo, un passo, torn torniamo un passo indietro. A settembre del 2023 è uscito quello che probabilmente è uno dei migliori giochi videogiochi mai fatti uh, sui robottoni e viene da From Software, la stessa ditta, la stessa software house giapponese uh, a cui si deve per esempio Elden Ring e hanno fatto questo Armored Core 6 che è un capolavoro eh, in ambito di, super, di, di real robot, non di super robot, al sì. punto che gli fa diventare quasi un piccolo ingegnere: nel senso che la, il livello di personalizzazione del mobile suite è così alta che si arriva a crearsi quasi un uh, robot su misura. E sì, la sì, cosa ma bella maniacale, è che sì, maniacale, la personalizzazione è anche estetica perché tu puoi fare un lavoro proprio grafico. Sì. adesivi che, che tagli che fai che, che modelli colori con mille tipi di effetti che gli puoi dare sopra di usura è una cosa proprio devastante hanno fatto Sotto e, quel poi, profilo, e poi non è solo comunque quello ma è proprio si inserisce no, in il gameplay, gioco mello, sì, è meraviglioso, veramente. un gioco di ghiaccio di ghiaccio di ghiaccio di ghiaccio bellissimo mm lo consiglierai a chiunque segua il canale secondo me, esatto vedere. ed è molto interessante anche il fatto che Bandai abbia deciso di dedicare a dei eh, robot che eh, appaiono nel corso del videogioco dei modelli e in questo caso mi sembra nella serie eh, Super Robot Spirits o no? un kit o Super Robot Spirits Super, Spirit, Super Robot Spirits, Super Robot Spirits, sì Va bene, va bene, va bene, andiamo avanti e vediamo cosa uh, ci riserva. Ah, uh, ecco allora, il questo che piace, che piace, questo piace un casino <ride> questo destro lo compra eh? questo sicuramente, questo sicuramente da, da zabista convinto, da zionista, e da zabista convinto, questo lo compro di sicuro. Beh, questo è uno dei più belli mai fatti di Zion, della serie classica. Eh? Io c'è solamente il Mobile Suite in Action, il Big Zam, questo ce l'ho, ma questo deve essere enorme. Cioè, non... L'occhio e le... il cannone davanti si illuminano, quindi deve essere un qualcosa di impressionante. Ecco, sarà un plasticone ovviamente, però ci vuole. In che serie è? è La prima. Si vede no, nell'attacco no, di Solomone. No, no. no, lo so, lo so, lo so, me lo ricordo. Ma volevo eh, dire una serie di RoboE. Robo Robot Spirit. E la serie mette la Robot, eh, scusatemi, Robot, Spirit. Robot, sì, Spirit. Robot Spirit. Spirit, non, Spirit. non quelli di metallo, cioè i plasticosi. No, sono... no, beh, questo qua di metallo sarebbe una cosa lievemente pesantuccia. Mm -hmm. Tra l'altro vedete come quelli Metal Robot Spirit, il Robot Spirit, comunque la scala è sempre quella 144, sì. quindi comunque sono sì, 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 bene sì. vicini, non è che. Sì. Vabbè, sì, comunque, sì. sicuramente sì. Ecco, interessante vedere delle cose che ci sono sfuggite ai tempi, ma che guardandole con l'occhio uh, del passato si riconoscono. Guardate come occhieggia a Space Invaders, agli, agli alieni di Space Invaders. Tant'è vero che gli hanno fatto lo sfondo con. Il nero e le, le stelline interessante, 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 a me perché... sembra una baracconata, eh, però non vorrei. Ma lei era una baracconata. Eh, io spesso, non vorrei sempre essere fuori dal ma coro, per però eh, a me guardi, guardi per me. che bello, guardi le lucette. Eh, anche sotto, no? certi transformer sono delle baracconate, però poi parla lui che del prende del pinocchio, del... pinocchio in plastica. No, ah, no, pinocchio. Certi transformer giganteschi, comunque alla fine sono questo. Sì, Omega sì. Supreme, sì, quelle cose lì, Il, no? il Big Zam è una baracconata e sta bene così, anche Beh. quello che ho venduto un, un po' di tempo fa, cioè vent'anni fa, un po' di tempo fa, era una grande baracconata, però faceva piacere tenerla in mano. E eh, insomma, questo eh. è, 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 è Robot Spirit che ha cominciato con la serie di z Gundam per cui secondo me c'è uno spostamento generale su z Gundam eh. Questo è il uh, Medra Structure, è quello, no? Sì. In no, in bisogna... il sì. Questo è il Robot sì. Spirit, eh no, però è, è quello il modello. La X778 sì, sì. dei Titani, sì. era, era visto colorazione Titani, sì. t... torna indietro, Massimo. Che, che probabilmente. Massimo. Faranno anche per il Metal Structure, mi auguro, perché a me piace più quella colorazione lì, però. Beh, io me lo auguro di no. Ecco, onestamente, per tutto il <ride> mio per portafoglio, però qui siamo arrivati nell'area high metal. Air, e questo è il game come serie, qui invece c'è Battelaura, Dumbine. E questo è un altro robot spirito. So. Sì. Alien. Alien. Questo, questo è nel, nel, nell'era d'oro della Sunrise in quei cartoni eh, animati che stanno tra, tra Gandalf e la Z yeah. Xabung, il Dragonar eh, ecco, Xabung eh. c'è il Walter Garrier Questo qua che magari lo rifanno. Pare. Poi cioè, C'è un ideon che, che non so bene cosa uh... è il solo Choghugin. Eh, che non un... penso che sia una questione di restaurazione e tra l'altro no. l'aironghia hanno creato una visione molto bella del, delle braccia neco, tutti... che botto no. questo qui secondo me l'hanno messi tutti insieme perché ripeto è la golden age, age della sunrise e a sinistra si vede il um, come si chiama la scope dog di bottoms eccolo qua hai okay. okay. metal r questo qua in Giappone è andato a ruba in un nanosecondo, anch'io ho cercato di prenotarlo, non ce l'ho fatto, adesso ha già delle valutazioni sui 30.000 yen che non ci stanno per un robot di queste dimensioni. Comunque sembra veramente bello sono l'unico a cui ricorda tartarughe, tartarughe ninja, <ride> effettivamente effettivamente può anche ricordare un po' il tartaruga ninja però è una serie ottima Bottoms, a me piace, piace abbastanza ecco sì, il Giappone... giornalista caro Deston. Cioè, il, il giornalista va ad acqua non va a champagne eh, e quindi non, non, non dica queste cose che tanto non, non le apprezza tra l'altro Destron vede con il successo che ha avuto, probabilmente eh, stanno facendo degli, degli altri moduli. questo hanno fatto faranno la versione customized: questa qua, una seconda versione annunciata e anche annunciata. Si vede in alto a destra la Rabbit Dog, che è un'altra, un eh, qua non è stata ripresa. Comunque, attenzione, 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 il... attenzione, attenzione, riguardiamolo qua, così poi dopo vi muto sì. tutti e parlo io <ride> faccia faccia no 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 belli, eh. belli, eh. belli belli veramente senza questo va preso è inutile purtroppo c'è una versione 3.0 di sì, ma certo. conta quello verde no quello blu eh, eh no 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 si, si no 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 avete fatto una recensione quello blu qua, Bandai non l'ha ancora pre presentato. Eh. Ah no, no c'è quello, ne quello nero, la Rabbid Dog. No, scusate, no, è la Bloodsucker, scusatemi, quello nero di Bandai. La Rabbid ah, Dog sì. è quello che ha presentato lei, se non sbaglio. E, il, e poi due, due di quelli verdi, uno che uscirà tra poco, la Scop Dog, e uno che è stato annunciato. Bene. Intanto io saluto Alessandro del Rio che è arrivato, anche Jack Mortadella e eh, vedete che finalmente la telecamera del buon Mario Zetto si gira verso una vetrina ormai sparuta, perché una volta, una volta tutto il Tamashine Nation era dedicato a questo glorioso e nobile robot, ma ora si merita solo una sparuta vetrinetta. Uh, quindi finalmente non li guardi come stessero parlando arabo ma è esattamente così allora iniziamo a soffermarci su quello che ormai è in imminente uscita cioè la ristampa del DX01 cioè del DX del, di Mazinga Z perché lo 01 in realtà non c'è uh, con 50° anniversario versione del 50° anniversario allora, ne avevamo già parlato. Ne avevamo parlato addirittura a una diretta di un anno fa eh, Potentai. Potentai. Sì, con il Sensei. Con il Sensei, eh, ci sono tante cose che mi hanno convinto sempre di più. Poi ho avuto occasione di vederlo a Lucca, ed effettivamente le differenze funzionano. Non sono tantissime, ma funzionano. Le eh, antenne leggermente più lunghe cambiano il disegno del viso. Il viso è stato modificato, le braccia sono state modificate parecchio. Vi ricordate il pro famoso problema del gomito del, di X di Mazinga Z? La colorazione è un pochino più accesa, è un pochino più elettrica, soprattutto il blu. E tutte queste piccole cose, ma soprattutto la testa, danno un'immagine differente. Quindi, Quindi io... sì. Quindi giornalista non abbiamo ancora visto una vera novità di questo Tamashi. Aspetti. Eh Aspetti. no, vabbè. Eh... Siamo, siamo, siamo molto vicini. A parte che lei ha visto un nuovo metal structure che già la, la interessa. Ah, vabbè, sì, ok. Eh, sì, una novità e, è il bottom, il bottom. Vabbè, vabbè, sì, due. Eh, scrive Rioma ma siamo lì. Chi ha il vecchio, boh, eh, no. Chi ha il vecchio si compra anche il nuovo perché sono diversi. È il, il, drammatico, è il drammatico fenomeno del collezionismo, insomma. Eh, eh, sì. eh, L'unica cosa: salti. Chi? Io ho cliccato. Beh, io? Io no. lo salto? Eh. No, come faccio a saltare un mazinga? Ho letto in chat che avevi scritto che non Allora preso. sì, avevo deciso inizialmente di saltarlo perché avendo già il DX di Mazzingazzetta, dicevo cosa faccio, ne prendo un altro. Però dopo Vabbè, averlo... Prendone due. Avendone due, ma perché Ray volevo andare avanti, cioè infilare il cacciavite... Nel... No, dai, dai. Cioè, sto già soffrendo abbastanza, però eh, effettivamente è diverso. Effettivamente diverso, e questo mi ha convinto a fare il passo. Passo, vabbè. Insomma, vabbè, vedremo tra tante qui. cose che lei che, che compra, lei, questo qui ci può stare. Beh, è un, un, un mazinga ed è un bel mazinga, ecco, eh sì, sicuramente. Sì. Oh, no, è doveroso. È vero, è che avendo la chat uno dice, vabbè, insomma, però però sono due Quello cose che... talmente differenti che in realtà... Ma un Mazinga in più o in meno? Ecco, tra le varie cose che sono cambiate, vedete anche il controller, eh, che non è più la solita scatolina nera, ma è diventato una sorta di piccolo pannellino di comando. È quella con... vecchia scatolina con un adesivo sopra? Quella... No, 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 Ray. La vecchia scatolina era una scatolina che non aveva spazio per degli adesivi era una scatolina molto piccola di circa 3 centimetri eh, sì, mentre vabbè, qui un po meglio però dico sempre un po una cosa un po così sì questo sì, qui però... è molto simile a quello che hanno usato per l'arcadia se non sbaglio eh, e ha lo spazio per poter mettere un adesivo e infatti vi sono i vari monitor che simulano Uh, quelli di, del, della base di mezzingazzetta insomma ecco lo vedete lì tra l'altro e qui lo vedete nella versione mezza naked diciamo che non hanno fatto il massimo per uh, esporlo poteva essere più bellini però 84.700 yen che sono pochissimo sono 500 450 euro ma che da noi naturalmente arriverà a, a cose molto diverse. E adesso, signori, arriviamo a quello che ritengo il momento più importante di tutto il Tamashi di quest'anno, cioè questa vetrina qui, di cui stiamo vedendo dei pezzi. Vediamo il Chogokin del Generale Nero. Quindi non si tratta più di un Figuarts, ma del Chovokin, del Generale Nero. Vediamo il GX-105 nella versione Damage, cioè il... Attenzione, ecco, questa visione di insieme mi piace. Vedete il GX-105, torno un attimo indietro. Che tra l'altro è fatto benissimo, questo GX-105 Damage. Scusate se mi, se mi intrometto. Bah, era già fatto benissimo il vecchio Dynamic Classic nella versione eh, Damage. Però, considerando eh, le nuove proporzioni del GX105 che sono splendide, in più in versione Damage è veramente veramente molto bello. Ma eh, sulla sinistra, Ma posso posso dire una cosa però. Certo. Perché... Certo. Oh, guarda, mi è venuto in mente ora, però dico, bandai, eh, posso dire proprio, beh, mi esprimo bene, proprio ha rotto le palle, perché comunque non puoi fare questa cosa, di nuovo sto giochino, hai fatto uscire quello 105 normale, poi facciamo questo danneggiato, poi facciamo l'anime color, no, tu li devi farci tutti e tre insieme, se me li voglio me li compro tutti e tre. Ma sì, ragazzi, no, ma, non... come sempre, scusate, ma voi, voi pensate, no, basta, basta ma voi pensate come, dei, pensate come dei collezionisti e non come un'azienda. Allora l'azienda. Le di... altre aziende lo fanno: TriZero fa uscire vuoi Metallic o vuoi Anime? Vuoi. cioè te le dà le scelte di opzioni all'inizio. Non, mi non scusi... basta questa cosa. Mi, mi scusi, oh, Ray no. ma se Bandai riesce a vendertene tre, perché te ne deve vendere uno? Cioè, questa cosa è riuscita sempre dalla notte dei tempi. È riuscita con il GX0101R01B01C01D01. No, a me per questa cosa, ma, ma, ma lontana, mi stufa. Non lo so, non lo so se mi accollo. Grande Mazinga così o aspetto che esce Anime Call, se no Amen. Capito, che voglio dire. Sì sì, cioè, sì, sì, sì. Non è che poi andare avanti così che sto so sempre... Però, Però nel, nel momento in cui Bandai ha inaugurato quella che di fatto è una nuova linea, perché c'è dietro una nuova tecnologia, ci sono dietro nuove articolazioni e quindi <coughs> hanno fatto il GX105, è lecito aspettarsi il Damage, poi l'SP, poi no, version, no. e poi no. il Black e poi il Gold. Eh vabbè, eh, però fagli sciuti insieme. Basta prenderci per il culo e fare il barbone, dai, e Se poi il e poi compriamo. Eh, boh, non lo so, non mi piace. Poi altra grande novità, anzi, forse la più importante, direi a questo punto: è quella del Grande Mazinga in versione, cioè con la tecnologia del GX105 cioè la piattaforma e le articolazioni sono quelle del GX105 eh, con eh, il soggetto che diventa il Grande Mazinga. Grande Mazinga, vediamo un po' se sono riusciti a cambiare eh, la linea del Grande Mazinga. Noi abbiamo visto il famoso GX Dynamic Classic SP. Che abbiamo tutti definito unanimemente come il più bello di tutti i Grande Mazinga mai fatti. Adesso esce qualcosa di differente che va ancora una volta a modificare un po' le linee stilistiche del robot. Eh, chiedo a Ray, Ray, per quello che tu hai visto anche una comparazione tra il Dinamic sì. Classic e il e questo, uh, sì. nuovo Grande Mazinga. Cosa ne dici? Allora dico che comunque secondo me c'è stato un miglioramento eh, in questo nuovo, a livello di, di somiglianza diciamo con tra virgolette quello che io mi posso immaginare come può essere fatto il Grande Mazinga, quindi è un po' più eh, imponente rispetto a quello vecchio, cioè, proprio, ti rivolgi di proprio le differenze perché l'ho guardato con attenzione. Questo qui ha il petto che è più grande, ha una forma diversa, diciamo, ha le braccia un po' più corte e più grosse sì. e anche le gambe sotto i piedi sono più grossi e sono più grosse. Anche quelle, quelle alette sulle cosce sono più, più pronunciate. In questo nuovo, secondo me, è un miglioramento minimo, ma è un miglioramento, mentre la testa. Diciamo, non mi ha convinto al 100% nel senso che sembra molto simile a quella dell'SP, che comunque era bella, quindi per era qualità, bella. Sì. Però non c'è stato un miglioramento di testa come nel 100 come nel Mazinga Zeba, diciamo. Ray, lei ha centrato perfettamente quello che eh, è il mio pensiero, cioè nessuno è mai riuscito... Eh, non penso.. No, okay. non penso. Non penso si riesca purtroppo perché è un filmato e quindi non riesco a ingrandirlo. Ah, male. Mm. Non riesco a ingrandirlo, vediamo. Uh, vediamo. No, no, purtroppo no, purtroppo no. Purtroppo no, mi spiace. Allora, quello che non si è mai riusciti a, a riprendere, uh, a ripetere della figura del grande Mazinga dell'anime era la sua potenza, la sua questo petto quasi da scimmione, da uh, enorme, questo petto enorme che eh, faceva sfigurare Mazinga Z, che rimaneva esilissimo rispetto al Grande Mazinga. In realtà in quasi tutti i modellini che abbiamo avuto, il Grande Mazinga e il Mazinga Z più o meno avevano uno sviluppo eh, e delle proporzioni molto simili, ma nell'anime non erano simili. Il, il Grande Mazinga era molto più robusto, molto più potente del Mazinga Z e avendo fatto una ricerca stilistica molto accurata eh, con i GX105 quindi con Mazinga Z era ovvio che finalmente avrebbero fatto e rispettato queste proporzioni anche nel grande Mazinga e secondo me ci sono riusciti perfettamente poi avremo modo di vedere eh, delle immagini più definite perché questo è sicuramente un prototipo, eh, però io trovo che sia molto, molto, molto bello. Tra l'altro, abbiamo un Chogokin del Generale Nero, abbiamo un nuovo Chogokin del Grande Mazinga con tanto di pugni sparanti, di, con articolazioni molto, molto snodate. E poi attenzione, attenzione, Bandai a questo Tamashi. Ha voluto circondare il tutto con delle sagome dei generali di Michene's E qui... lo Sagome lo no. la... sagome. No, scusate, no. vi vorrei che no. ti piacerebbe perché tu hai i generali dell'USCOI. Ti piacerebbe, ma invece, no, li faranno. Comunque, ma io, una... secondo me, queste sagome sono un messaggio abbastanza chiaro di Bandai, nel senso che questi noi non li faremo. Anzi, secondo me, quello che Bandai non ha fatto vedere sono le cose che magari può darsi che invece faccia, tipo il Gran ah, Maresciallo, eccetera. Cose così può darsi che sono personaggi che farà il gioco dai suoi, eccetera. Ma i sette generali, io, ho, ho i miei di adoro, comprerei io. Dico solo che se Bandai mi fa questi affari qua ha già i miei soldi, eh. cioè, sottoscrivo, eh, certo, certo. i miei soldi sono istantanei eh, per questi soggetti. Comunque vi volevo chiedere una cosa: scusate, se voi ci avete presente il generale nero, la figura Azi, quella che è uscita 3-4 anni fa, insomma, Sì. l'avete presente, no? Eh, io dico questo voi mantello, ok? però dico questo mantello in, in stoffa che c'è in questo qua per esempio no io lo trovo orribile voi che, voi che ne pensate non un è poco. riuscitissimo Sembrano, ma... mh, come si chiamano quelli pupazzi siciliani come si chiamano quei cosi? I tupi, i pupi pupi eh, cioè, ma che è sto mannello <coughs> salutiamo così, oh. sa salutiamo Roberto no, è... parlando di pupi ma ehm, allora calma allora mi scusi calma. un attimo ma eh, è giornalista cioè, risponderei Un'azienda che ti fa dei sagomati, che dovrebbe essere la leader del mercato, ti fa <ride> dei sagomati, e, e Chiò che ti mette uno straccio per mantello del generale Nero, per forza, almeno restiamo a tema, perché eh, piuttosto che cioè, ti, ti, ti metto uno straccio di mantello e ti faccio dei sagomati, e questo è il Tabaci. oh complimenti, brava Bandai. Se avete finito di dire le vostre cose posso dire anche eh, no? no, no, ma la difenda pure. No, Capito? no, voglio, voglio dirvi... Se ciò ciò è ciò indifendibile che... lo difenda. Voglio, non dirvi, non voglio dirvi ciò che parecchi rumors confermano, parecchie voci eh, da dietro le quinte confermano, che naturalmente Bandai non avrebbe avuto nessun interesse a mettere qui delle sagome, eh, ma se le ha messe un motivo c'è. Come vi stavo dicendo e come Ray aveva uh, detto all'inizio, ehm, il mercato si sta abbassando e sta andando verso le figuarts SH, che a livello numerico e a livello di costo naturalmente sono molto, ma molto, ma molto, è caduto destro, eh, molto, ma molto, ma molto più accessibili. Vendono tantissimo e costano meno. Tant'è vero che nelle figuarts proprio a Lucca abbiamo avuto la possibilità di vedere un jig e un goldrake, cosa che non eh... era mai successo. Erano altri tipi di figuards, sono le statue, lo so, sensei, però questo... No, no, è... no, no. no, dica, dica, finisco, no, allora... solo... finisco solo questo, volevo arrivare al punto. No, beh, vabbè. Allora, quello che mi risulta e che vedremo poi se si realizzerà o meno, è che, che i generali verranno fatti da Bandai sotto forma di figuards al pari di come è stato fatto il generale nero tre anni fa. O quattro, tre anni fa. Mentre o, il generale nero avrà il suo Chogokin. O al pari di Devilman, cioè che saranno snodate o fisse a questo snodate punto. Snodate come al, al pari di Devilman. Allora non al pari del generale nero, ma al pari di Devilman. Ma al di là di questo, di eh, le statue che ha detto prima lei di Grandeser o di GIG intanto partiamo da un concetto che per me saranno tutto... Fuoche economiche, quindi si parlerà di almeno per me. Eh, la mia opinione personale opinione. Si parlerà, opinione? Eh, si parlerà tra i 150 e i 200 euro a statua. No, Eppure, Ah, parla di Gig e Goldrake. Gig e Goldrake. Sì, Mentre invece io, questi lui. qui i generali delle armate di, di, di Michene. Ah, beh, chiaro, sì, facciamo delle figure stile Devilman. Quindi meno costose, ma che costeranno come un Chogokin di qualche tempo fa. Quindi, in minimo costeranno 100 euro a eh, eh, No, mi dispiace. Mi scusi, Bandai non si può difendere. Non, ah, scusi, mi, scusi, eh, mi dispiace, mi scusi, scusi, sei, ma mi scusi, Bandai scusi, non è difendibile sei. sotto nessun punto di vista. Mi scusi, se è sempre. una presa per il. Ma no, lei non, può, lei non può sputare nel piatto in cui mangia così tanto e bene. Eh, no, stesse, mi hanno rotto le... le. Lei è nato con Bandai. È stato cullato da Bandai, è stato creato da Bandai. E non hanno può le... così Bandai. Se allora. mi così, hanno rotto le. Mi trattano così, mi hanno rotto le. E poi non lo dico. Eh. Allora, 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 buongiorno, Saiantis, ben arrivato, cioè buonanotte. Eh, allora, ehm, è chiaro che noi ormai spendiamo come eh, a ridere. 350 euro, 400 euro per un robottone. E poi lei mi dice che una uh, figuarza articolata del generale Yuri Cesar da 90 euro è tanto. No, perché c'è gente come Asso, per tanto. esempio, e salutiamo Asso, che si è fatto tutti i generali della, della Evolution Toy. Ma, io eh... di più, ma che mi facciano il shock, non una figua del piffero ma lei deve adeguarsi alle, alle no. esigenze del mercato no. eh, le esigenze del mercato sono non voglio più, non ho la capacità di spendere 300 euro per tutti i generali per ognuno dei generali mentre se me li fanno costare 70, 80, 90 euro sì, mi faccio tutti i generali de, di Michenes e tra l'altro sono eh no, mi... lei non li ama sensei, perché comunque io se poi mi non parlo, li amo non li ama perché se, se me li fa tra niente, me li fanno a figurarsi. Io comunque sono contento, la ringrazio. Bandai, pure Va bene, so ok. Ma io li vorrei che li mi sono contento, oh, non è che rosico o oh, ce con Bandai. No, io no, li voglio contento. più nobili. Io li voglio eh, più no, nobili. Eh, eh, non li voglio. Tra, niente, tra niente e quelli, comunque, ben vengano quelli. Ok, ma io vorrei una, un, uno step in più per questi soggetti, non uno step in meno. Eh... Non so se mi sono spiegato nel chiaro, però tra niente e quelli, io comunque sono contento che li facciano, anche perché il Devil è un esempio comunque un bel oggettino Ma per cinema, mi, Perdonatemi, perdonatemi, perdonatemi. Quando è uscito il generale nero della Bandai, nella serie Figuards, tre anni, eravamo tutti contenti e l'abbiamo messo di fianco al nostro Dynamic Classic e ci stava benissimo. Eh, no, non faccia lo, lo, lo spocchioso nobile perché non, non funziona. Eh, voglio dire, se mi fanno i generali eh, tutti nella serie SH, SH Figuar, cosa che io ho più di una fonte che mi dice che sia effettivamente così, eh, io sarò felicissimo. Ma questa vetrina, altrimenti, non avrebbe senso. Massimo, mi, mi scuse giornalista, ma se il GX105 che l'abbiamo epurato di eh, basette di tutti gli accessori chiamiamoli inutili e doveva avere un'applicazione che non ha mai funzionato ma vabbè, dettagli da, esatto. parte, da parte di Bandai comunque stavamo sui 100-110 euro no, per mm. questo GX105 scusate che... è, arrivato, è arrivato un altro test questo mi Destrum sembra più G5. serio sì, questo è più. <ride> questo mi sembra più serio, mi sembra più, più sì, credibile. è Un, come... un destro non a colori, è un destro non definito. Sì, sì, sì. Vedi, quello di prima era un Figuarz, questo è un Chookin. Sì. Eh, cioè, e quindi dicevo: <ride> sui 100. Quindi si possono fare dei chogokin che siano chogokin a un prezzo. Beh, non mettetegli la basetta, non mettetegli niente, non mettete fate soltanto il però fatemelo Choogokin, non fatemelo eh Figurz, per favore. Ma allora, eh, lei ha comprato il Figuarts eh, Sensei? Di che cosa? Del generale nero? Sì, purtroppo sì. Ricomprerà il Choogokin? Sì. allora facciamo tutti i, i figures, le figuarts dei generali poi dopo se, sono, se hanno funzionato e li hanno comprati tutti facciamo un ciò. eh vabbè sono degli stonzi, è un po' che lo dico eh, eh, no, io, io sono assolutamente sicuro che per festeggiare il cinquantesimo del grande Mazinga arriverà tutta la banda del grande Mazinga e questo non può farmi più contento ma io, anch'io spero Era destro che parlava, sì. Sì, era eh. la bellissima voce di destro. Ok, lei ci, ci, ci crede destro, ma è della mia idea, anche lei ha sentito queste voci, che queste sagome corrispondano in realtà a, 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 delle, a, a delle, delle, delle figure. Guardi, giornalista, non, può darsi che se Bandai li farà, ci sono buone possibilità che siano figuars. Saranno fatte per il mercato principalmente quello estero? Eh, un destro con luce e suoni <ride> ma comunque mh, sai cos'è il problema di questi generali che io adoro perché il grande mazinga è la mia serie preferita in assoluto di super robot che sono molto resigogolati per essere fatti come chogokin eh, su alcuni punti tipo la testa di angora sa farla chogokin è veramente una cosa abbastanza, di abbastanza complessa <coughs> Per cui, ma, però non so neanche quanto venderanno le figure arts, per cui io sono della mia idea che prima che escono questi probabilmente uscirà il Gran Maresciallo, che comunque è il Dottorel, per cui in, in Giappone avrebbe sicuramente più appeal lui come personaggio che questi. Questa è un'idea mia. Eh, io mi auguro che li facciano tutti, anche Argos, che qua non c'è, eh, Janus, eccetera, però non, non lo so. Per me, questi rischiano di essere veramente solo dei sagomati e lasciati lì come sagomati. Il ministro Argos era quello che prestava i soldi agli altri, no? no era, quello che, era, era, era quello che aveva il bastone della vecchiaia come testa. Era una battuta brutta, ma era. No, scusami, scusa. Eh, allora, 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 allora. A questo proposito, vi devo dire un'altra cosa che mi risulta. Mi risulta, e... che sia, mi risulta che ci sia proprio una spinta dall'Italia. Ah. Cioè l'importatore italiano Cosmic in realtà ha un potere d'acquisto eh, non indifferente, nel senso che comunque l'Italia è un buon mercato per Bandai. E però a fronte delle migliaia di statuette di One Piece, di plasticozzi di One Piece, di pupazzetti pupazzotti di One Piece che vendono, Vendono molto meno uh, Chogokin, v però il mercato ci sarebbe. È un mercato che però è, è un mercato che va verso il basso, è un mercato che ha meno potere di acquisto di una volta. E quindi l'invito che mi pare sia arrivato dall'Italia al Giappone sia quello di fare una serie dedicata ai nostri robottoni, ai super robot, ai piloti dei super robot. Sotto forma di figuazzi, sotto forma di quelle statuette che tanto vanno eh, e che tanto trovate, per esempio, a Lucca. cioè, se voi andate a Lucca, trovate migliaia di stand che vendono statuette di ogni tipo, eh, pupazzotti, pupazzetti, action doll, eccetera. E di Chogokin ne trovate uno, ma per una questione di costi, perché la gente va in giro e dice: Io posso vendere 50 euro, ok non ne può spendere 500 e quindi io sono assolutamente certo e questa secondo me è la grande novità la grande, il grande messaggio di questo Tamashi è i super robot andranno anche verso la linea Figuarts sotto forma di statue come Gig e, eh, e, e e Goldrake ma sapete quante ne venderanno di quelle statue di Gig e Goldrake cioè, un prezzo di 150-180 euro l'uno saranno possibili per un numero di persone incredibilmente più grande di, di quanto sia un Chogokin da 400 euro. Questo è quello che volevo raccontarvi, che era la cosa che mi premeva raccontarvi. Ma guardi, giornalista, secondo me 150-200 euro. Vanno fuori un po' out, per me, sono un po' out of budget verso il compratore medio che, di una spesa che si può permettere. Se fosse a parte che noi parliamo per ipotesi perché non sappiamo cosa costeranno queste due statue. Una di queste due statue, ossia quella di Grendizer, in Francia venderà l'impossibile perché con il nome Goldorak venderà. A più non posso, gig. Già la vedo lei... molto molto e molto molto. Io farò di tutto per acquistarla. Eh? Ma immagino anch'io, certamente, però le dico: lei provi a mettere la parola Gig su YouTube? E ah, quindi, è, è, è sinonimo di brutto robot eh, no non eh, è sinonimo di brutto robot è sinonimo di decine di migliaia di persone che se lo ricordano quindi il, il suo discorso va sempre nell'ottica del collezionista all'ultimo stadio e non della gente eh, comune che è poi quella eh, che costituisce il grande mercato ma il grande mercato che lei diceva prima delle figua in un segmento che varia tra i 40 e i 60-70 euro, i 150-200 si va in uno step che è meno fruibile eh, e soprattutto si va ad eh, mungere quella tipologia di utente che è un po' stanco. Vedremo, va... vedremo quanto costeranno, però, comunque, come scrive adesso. Eh, il buon bus. le statue della B-Style che è vero costavano poco però 69 euro quella di Goldrake che 35 quella di Actarus mi sta dando ragione sì però hanno avuto un successo mostruoso sì, 50 euro Va bene, vediamo Bandai, vediamo Bandai ah, perché eh... il prezzo dipende dai numeri, dall'economia di scala. Se stamperanno 50.000, 100.000 copie, costeranno 20 euro. Eh, dipende da, da, dall'economia di scala. Il signor Spaventacorvia mi sta dando ragione. Io non vorrei mica dire. Eh, comunque non so se l'avete viste non so se lei ce la presenti, comunque non sono abbastanza piccoline. Non sono tanto grandi come è stato. Cosa scusi, secondo, non, non, stavo, non stavo seguendo. Quelle, figu quelle figurarsi zero di Jig Goldrich. No? Sì. Che ho visto da più a Luca, sì. sono abbastanza piccoline, non sono tanto grandi secondo me. Eh, piccoline tradotte in, di, per avere un'idea di grandezza, l'altezza sarà, sarà sui 25 cm. Eh, non glielo dica che magari la prossima volta viene a Luca... Eh, Come... Per dico. Eh. Nel senso che secondo me Bandai potrebbe anche riuscire a vendere a 120 euro una cosa. Così. Mm, non lo so, oh, ma io mi auguro che il prezzo ah. sia il più basso possibile. Eh, per... come, come, come scrive Piero Cavallari, una multinazionale non si mantiene vendendo mille pezzi da 700 euro. Eh, questo è quello che può fare una, non lo so, una Post Plus. top ma non lo può fare Bandai. Bandai fa, va sui grandi numeri e sui grandi numeri naturalmente deve avere dei costi che sono quelli delle economie di scala molto più accessibili alle grandi masse. Bandai ragiona in una maniera diversa, prima di tutto dal sensei che, come scrive Francesco, è un collezionista allo stadio terminale. Eh, però vediamo, insomma. Comunque io ho raccontato quello che ho udito così, mh, ho sentito nelle voci di corridoio, e questa cosa comunque ha un, un fondamento. Non ci sono mai statue, state delle statue di Bandai nella serie Figuarts sì, dedicate sì. ai super robot. Ma Infatti, io sono d'accordo. Un gig mm. e un Goldrake vogliono dire qualcosa. Vogliono dire qualcosa. comunque il mercato, il mercato delle statue, anche per quanto riguarda i robot, ultimamente sta prendendo discretamente piede perché. Io parlo di cose estremamente di lusso perché la Prime One Stadio fa un sacco di statue di Transformer che comunque vendono. Sono robe che costano lo sproposito 2000 euro, eccetera. Anche però gli Evangelion collez... ha fatto. però, sì, però il, il collezionista adesso di robot si va a comprarsi anche le statue, non tutti, però, un certo tipo di collezionista va a comprarsi anche le statue. Per cui io ce le vedo anche benissimo. Sono completamente dei prodotti diversi e comunque la statua di Jig per me è un sex appeal notevole io la trovo veramente bella è... assolutamente assolutamente io trovo invece che sia molto più bella quella di Goldrick che quella di Jig non, non lo so perché quella di Jig devo dire che adesso il no, giga è un robot che può piacere o non può piacere, effettivamente. Capisco a me che piace. Che, è il mio preferito, capisco capola. quello che ha detto anche il sensei Prima no, io però non in, con quella statua lì, effettivamente è un sex appeal. Sembra strafiggolo. Gigli gig sì, veramente sì, un sex sì, appeal sì, notevole. Sì, sì. Manda avanti il video. Dai, sì, parlando. tra l'altro, volevo nel frattempo spiegarvi anche perché sbadiglio. Sbadiglio perché ieri sera abbiamo fatto la recensione del Cybuster di CCS. <ride> e tra feriti uh, spruzzi di sangue sulle pareti <ride> <ride> è stata una cosa che ci ha tenuto ci ha, tirato, ci ha tirato fino alle tre di notte ed eravamo distrutti cioè camminavamo sui gomiti e eh, infatti Koji che doveva essere qui stasera con noi e che salutiamo eh, è andato a letto e lo stesso anche Minijoe che era distrutto, disintegrato per Quello cui è eh, è stato, veramente un, è stato veramente un massacro. Va bene, andiamo eh, avanti. Mi permette solo una cosa, che prima Destron diceva che alcuni generali non potevano essere fatti come Chogokin per via di, di quelle forme umanoidi sul pet, eccetera. Ma poi andremo a vedere che sul GX-108 queste forme umanoidi ci sono, ed è un SOC. Quindi... Mm -hmm. eh, per me, sì, ripeto, ribadisco il mio concetto che questi dovrebbero essere dei sock. No, ma sono d'accordo, sé. L'unica cosa era quello che volevo dire era di Angoras, che aveva questa testa tipo antennina qua così. Ah, e e eh... quello, effettivamente, sarebbe stato un po' difficile, magari, far, farlo. Destron, Destron, Angoras avrebbero dovuto farlo di peluche. Cioè, di Angora, tutto di Angora lo dovevano fare. Va bene. Allora, uh, Saiantis, uh, cosa chiede di bello? Signor Massimo, un parere off topic, 800 euro per un 30 cm di Voltron Sentinel. Cosa ne pensa? Penso che i Voltron siano ormai destinati all'estinzione. Cioè, è una follia che tutti dicano: ah, bisogna fare un Voltron, un altro, un altro, un altro, un altro. Nel momento in cui il mercato è saturo e lo ha dimostrato perché è, è quello, di, quello di Blitzway da 700, è no, arrivato no, a 3, Massimo, no è eh, il Voltron della Sentinel non è quello, di... quello del serie TV di Netflix. Eh, non sì, non... No, 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 ho capito, ho capito. però Voltron basta, basta. Io non voglio personalmente, non ne posso più. Lo recensiremo perché eh, se ci sarà bisogno lo recensiremo. Però, personalmente, dico, si satura qualunque mercato. Se te li compri Mazinga tutti, no, Massimo, eh. sì. No, no, io Mazinga, Voltron, no. Eh, no, infatti, -O no, infatti il K.O. non l'hai comprato. No? Chiedere a PK. Ok. Vabbè, il vabbè. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti perché qui... qui Ecco, ecco, finalmente vediamo il grande Mazinga, bastava aspettare eh, un attimo. Bastava mandare un po' avanti. Vabbè. Esatto. Beh, eh, la testa non mi pare perfetta, però il corpo sì. Sì. Vedete comunque che è opacissimo e quindi è sicuramente un, un prototipo. Beh, comunque grazie a Mario Zetto perché è veramente fatto bene questo video. Ho già ringraziato Mario Zetto, ho anche mandato il link per venirci a salutare, ma al momento non è mai venuto. Io comunque lo ringrazio e lo saluto tanto. Allora, qui cosa abbiamo? New? In realtà, non abbiamo niente di new a parte, cioè una delle due è new, l'altra no. Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto incazzare di, di tutti. Di tutto c'è cioè il, il modo di vendere le cose vecchie con le cose nuove. E se vuoi la cosa nuova, ti devi comprare anche la cosa vecchia. Cioè, io queste cose qua a me fanno veramente imbestialire. Scusatemi, ma... eh, eh, però Diana, Diana non, non l'hanno presa in tantissimi perché è anche una chiave di lettura. In tutto ciò, prego. Eh, se sei ci illumini, eh, almeno la mia personale chiave di lettura è. Eh che nella precedente uscita, cioè 08R 09R, giusto, Afrodite e Minerva X, in questo... No, attenzione, scusi, sensei, scusi, la interrompo. Quello che lei ha detto, in realtà, è una cosa tipo il gronchi rosa, cioè è un errore di stompa. Si, si chiamava già allora Minerva X, tant'è vero... Vabbè, che ok, ok, sì, vabbè, Minerva X... uscire una prima serie che si chiamava Minerva X... Dove dimenticarono la R e poi okay. la ristamparono con la scritta giusta ok? Prego. Dunque 08R più 09R. La chiave di lettura mia personale è che in questa riedizione c'era un personaggio eh, coprotagonista, quindi buono, e un antagonista. In questo caso qua eh, coprotagonista e antagonista, a... oh. Nel medesimo, nel medesimo modo ecco, e quindi anche con Venus, quando verrà ripresentata ci sarà coprotagonista e relativo antagonista. Non so quale, ma, ma secondo me sarà, saranno presentati in quel modo. Poi comunque è chiaramente una pura opera commerciale. Ha poco senso mettere la 11R con ma il 108 assolutamente, eh. assolutamente. Intanto io approfitto per salutare Mars Mars, un abbraccio grande Mar Mars. E allora, mh, sì, è vero, è vero quello che dice Sensei, ma d'altra parte, se lei vede i video di Destron, si accorge di quanti modelli rimangono sugli scaffali a distanza di mesi dalla pubblicazione. Quindi eh, anche loro devono, se vogliono tenere viva questa, questa parte del mercato, devono vendere. Oh, poi non è mica escluso che facciano la versione 108 più 11R e 108 liscio. Eh, comunque non... Diana è abbastanza rivisitata rispetto a Pro... Afrodite. Ah sì? Quindi comunque ha un minimo di senso in più. Ah sì? E dove è tu... rivisitata? Mi scusi. Le, colora... allora, le colorazioni sono diverse. Se ok. Vedete. Le gambe e le braccia sono diverse. Sì. E, e poi anche la testa mi sembra solo a livello di colorazione ah beh ok quella vecchia c'aveva l'oro le ginocchiere d'oro la gamba ah, okay. era uguale okay. alla coscia è un po' diversa insomma cioè è una modifica di, di colorazione ma non di scalp sì. no non credo Ah, beh, ok. non so mentre... se la moto lì che c'ha in testa è un po' diversa quello non lo so mentre per esempio il, il... Il boss era uguale a quello vecchio con una testa in più, non c'era assolutamente nessuna differenza a parte una testa. petto leggermente rivisto. Neanche la colorazione differiva, ma non mi sembra proprio, non mi sembra eh, non proprio, so. non mi sembra proprio, e invece, della signorina qua rosa, cioè del, della cattiva. Della Bane l'altra la, volta che l'abbiamo vista c'era cioè una colorazione completamente diversa. Non era, non era sì, sì, io la porco a dirti. Sì, io la provo a fare. me piace. Io la Beh, comprerei sicuramente se non fosse venduta in questa maniera. Ecco, ma è, io la trovo bellissima. A priori, merita, merita di, di essere il cioè, fatto che sia un cattivo eh, femminile, sì. eh, ma cattivo. Eh, è, più, è più indotta ad scontrarsi. Sì, sì, con sì, la solita, la solita storia di Gonagai, quella del... Eh, non è un vero e proprio cattivo. Del totalmente. cattivo obbligato, ecco, diciamo così. Okay. Mm. No, per questo, questo come hai detto il prima, effettivamente è un cofanetto che ha dentro una buona con una cattiva obbligata, anche se secondo me per Venus ci sarà dentro un robot junior, magari insieme, non lo so, questa è un'idea mia, però... Tanto Perché saluto Giampo che è arrivato. Ciao Giampo. Va bene, i generali li abbiamo visti, le sagome dei generali li abbiamo visti. Guardate che meraviglia. Beh, sì, sono dei bei sagomati. Vedrà che non sono solo sagomati, caro. Ah, me lo auguro. Vedrà che non sono solo dei sicuro. Comunque qua, il metallo qua delle ali qua che viene, viene fuso così, cioè, lo trovo veramente bello, bellissimo bello. lo scalp di questo Mediavercio. Eh, splendido. No, no, eh, la versione da Mage è sicuramente meglio della versione normale. Ecco. Ma non è vero, sei, ma vado a recensire Turaccioli. No, boh, guardi. Non so, adesso è arrivato anche il signor Giampo che mi darà ragione. A Beh, grazie, prende Giampo, sì, e lui ce l'ha a morte con il GX105. e eh, Vabbè. Ma non ho visto tanta gente che mi dava contro eh, stasera, non vorrei mica dire, ma... È vero, è vero, no, ma è stato bravo. Io adesso scherzo sempre, però eh, <ride> dà un <contributo> da un contributo... <ride> Giampo scrive, sensei, imperatore dell'universo. Ne, ne vedreste delle belle se fossi imperatore dell'universo. Sì, anche perché Giampo si crede Napoleone, quindi a lei da... Vi trovate, insomma. Va sì, bene. sì, sì, sì. sì, sì. Andiamo avanti, andiamo avanti e vediamo qui questa cosa molto bella che... È... Allora, finalmente c'è questa cosa che è splendida, che è il nuovo logo della serie Chogokin. I Chogokin dopo uh, 50 anni eh, cambiano logo. Questo, tra l'altro, potrebbe... Vedete qui il, G, il GA01, eh, il primo... Uh, primo Chogokin, vedete l'SRC Gold se non sbaglio, eh, vedete dei pezzi che hanno fatto la storia della linea Chogokin e il fatto che ci sia un nuovo logo potrebbe presupporre anche a un cambio di rotta cioè a una riprogrammazione dei vecchi super robot in una chiave eh, moderna. Qui io non so più cosa sia, cos'è questa il roba? Il Choryujin del Gau Geiger. Ah il Gau Ok anche questa novità che era già stata presentata anni questo, -Ga no, questo, questo, eh, questo è il questo è questo è il replica -Ga replica replic -Ga sì. anche questo dovrebbe uscire che però eh. non so se uscirà soltanto la parte centrale del galeon re re replicato o se avrà proprio un choco king con anche le, eh, le macchine, ecco per intenderci. Oh, questa è un'altra novità. Tutto intero, non lo so. Mh, non lo comprerò per cui non ho, non ho presente. Però. però vedete vedete come gira la trivella? Eh sì, e come gira. Questo Chogokin sarà causa sul potere robotico di grande diatriba. Ah, ma sicuramente. No, io... lo straccione lo deve comprare per forza. No, no, ha deciso che no. no, no. no. Ha detto che lo comprava e non lo compra. Cioè, eh, eh, quindi, il fanboy numero uno di Bandai oltretutto si ritira da un acquisto che ha detto che avrebbe fatto assolutamente e che invece ha glissato completamente. E Però, ha fatto. Eh. An anche Forse io glisso, mi unisco allo straccione. Ma allora io glisso perché è uscito il Sentinel. Cioè, il Sentinel era un modello magnifico, eh, anime version, assolutamente fedele all'anime, eh, bellissimo. E quindi, veramente, non capisco, Bardai, perché debba fare un doppione in ritardo. Beh, l'aveva un... già presentato tempo fa anche loro, sì. eh, però. Eh. È vero, ma è palesemente un doppione in un mercato che è anche abbastanza saturo, perché di Uralagan belli ne abbiamo visti tanti. Eh, non c'è so che dire. Beh. C'è anche quello di CCS che comunque è un capolavoro. Eh, guardi, Massimo, io ho, ho sentito, ho visto anche l'intervista che Otafa ha fatto con gli sviluppatori di questo modello. E effettivamente si vedeva che è completamente trasformabile, eccetera. È un modello molto, molto, molto vicino all'anime. Io con questo, contro questo modello non ho niente. L'unica cosa è questo trivellone, che io non capisco Bandai, che dovrebbe vendere a parte, come mi hanno scritto un sacco di gente sul mio canale, e invece questo trivellone te lo, te lo devi beccare dentro di serie e per questo paghi il doppio, 39.800 yen. È un prezzo allucinante per un robot che è alto sia sì, no, 20 cm, secondo me. Eh, ma è il Plus che non ha Sentinel e che ti dovrebbe far scattare il click per acquistare. Infatti vede Sensei, se uno guarda su Amazon, Giappone, il prezzo non sta scendendo. Va Vabbè che bisogna aspettare la vendita, perché dopo la vendita molto spesso i prezzi crollano. Però sembra, okay. che, se, sembra che abbia una certa richiesta comunque questo pezzo, pezzo qua. Eh? Ma io lo trovo carino e sì. lo straccione non comprò il Sentinel proprio per comprare il Bandai. Naturalmente esce il Bandai, cosa fa lo straccione? Non lo compra. In realtà basta andare alla Lidl e si prendono dei, dei trapani molto più performanti di questi a 29,99 però, no, non è brutto. però mi chiedo che senso abbia. Cioè, Non voglio fare Bastian contrario perché non, non è il mio costume. però effettivamente è molto, molto simile, sia come proporzioni che come colorazione al Sentinel. Io mi ricordo il Sentinel quando l'abbiamo recensito con Ray a Roma era il, il, il Gurren Lagann definitivo. Dicevamo, non c'è bisogno di un altro Gurren Lagann, perché questo qua è perfetto. Ok, poi... eh, giornalista, ma se il fanboy Bandai dice io non lo compro, il Sentinel, per aspettare il Bandai, e poi esce il Bandai e non lo compra, come lo giustifichiamo questo fanboy? Beh, se lei si riferisce allo straccione, io... Tifo per lo stra straccione e do ragione allo straccione. Comunque, sì, e nonostante abbia tolto palesemente no, ha ragione. Se poi, se, se poi, si confronta con lei, pensi che pazienza che ha, poveraccio. Eh, allora. Comunque, io sono molto, molto curioso di vederli. Cioè, Vorrei vederlo vicino al Sentinel. Perché, comunque, spesso per capire delle cose bisogna vedere i modelli vicini Beh. per capire effettivamente delle differenze. Parlando di fanboy Bandai, c'è certa gente che molti modelli li vorrebbe comprare da Bandai. Infatti alcuni miei spettatori che mi scrivono continuamente a dire, io aspettavo che, fa, che facessero vedere ancora il, il solo of Chogokin dello Shingetter, non il Dragon Scale, perché io voglio il solo of Chogokin, Dragon Scale non mi interessa, per cui sicuramente se in sé fa così, anche la pensa anch'io così, e non so quando se Bandai lo presenterà, se non lo presenterà, per me ormai quello è finito nelle calende greche. sarà Sarà sparito, ma molti vogliono comprare da Bandai della serie allo Chowokin solo of Chowokin. per cui aspettano l'uscita di Bandai. Questo è per oh. lei, eh, giornalista. Eh, meno male che non l'ha certo. visto. No, 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 visto, visto, allora, questi sono beh, mh, dei, dei robottoni Disney. Non è la prima volta che eh, Bandai torniamo un attimo indietro non è la prima volta che Bandai crea dei componibili degli di questo tipo esatto però è sempre, andato, è sempre andato molto male sono sempre andati molto male è al punto tale che mi risulta che in Cosmic eh, ne abbiano avuto montagne senza riuscire a, a venderli di questi qui ce n'è stato uno che se volete vi faccio anche vedere perché ce l'ho di là con Topolino, Pippo, Pluto e Paperino. E poi ce n'è stato uno con uh, i tre personaggi principali di Toy Story che diventavano un robottone trasformato. Anche Doraemon. Anche Doraemon, sì. sì, sì, sì. Ebbè, comunque è bello perché sono personaggi immortali, personaggi classici, però devo dire che tra questa incarnazione robotica uh, e quella data da Blitzway a personaggi della Disney preferisco mille volte quella originale quella uh, che va a mantenere le linee stilistiche dei personaggi insomma Beh, è veramente brutto no, io io non ho il grosso amore per la Disney per cui guarda gli li... io. Se, 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 se lo tengono è, è meglio così certo andiamo avanti bravo Intanto abbiamo visto un po' di cose, sto scrivendo un messaggio. Voi raccontate? Eh? No, aveva ma qui no. c'è poco da raccontare. Sì, cioè, adesso... Questo, eh, questo è mio, un mio anime nuovo, un anime nuovo, che magari ce ne può parlare a destra. No, Sembra anche carino eh, da vedere, cioè, come sì, fattura sì. Eh, sì, sì. poi poi come soggetti in sé, con questi robot molti, molto real mi sembra che siano comunque un po' sulla scia, diciamo. Ma ad esempio, intanto che vediamo questa roba qua, eh, eh, Destron, che adesso in Giappone sta uscendo questa serie robotica che si chiamata Bullbuster. Ma sta avendo un minimo di successo oppure. Ultimamente, ultimamente sono, sono, sono sincero, gli ultimi, gli ultimi ah, sì. anni non li seguo neanche, per cui guarda, senza non, 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 non le potrei più di tanto dire, ma ultimamente comunque serie robotiche nuove se ne vedono abbastanza poco, vedremo questa qua, ma però non, non, non lo so, a me non, non mi attira più di tanto, sono, sono sincero. L'ultima serie animata che mi è veramente appassionata è stata quella di fermi, fermi, fermi quella fermi. di Musashi mi ha veramente appassionato tantissimo. Fermi, di... fermi 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 eh, stiamo... megaton musashi ah ma è uscito poi quella serie lì sì ne la parte due di serie scusate ah, ragazzi non... se poi ne volete parlare dopo al telefono io sono seduto <ride> <ride> però adesso ci stiamo avvicinando a un altro punto fondamentale di questo tamashi cioè lo stand di Goldray Q e wow. eh, eh, prima di tutto ecco. Nello stand, quale è è. nello stand attenzione non è un caso. Il fatto che nello stand di Goldrake Q vi sia una statua del vecchio Goldrake te la dice tutta, ti dice già che Goldrake Q serve come trampolino anche per i prodotti legati ai vecchi super robot. Perché chiaramente probabilmente se non ci fosse stato Goldrake Q non ci sarebbe stato neanche questa statua <ride> di Goldrake scusate Quindi... il commento di Giampo e... ma non, non leggere Giampo non fa bene e dall'altra parte c'è questo gig che avete non già visto è e di cui vi raccontiamo tutto nel video di Lucca ma entrambi sono ottimi perché tutti e due sono molto molto belli fino ad arrivare a questa vetrina ed eccoci ah, niente. qui ah, niente. eccoci ma che roba. Ma roba. Mamma mia, vecchia sì, roba. A me scusate, sfogatevi, poi dirò la mia. Sfogatevi, a me fa lievemente schifo. Scusatevi, allora, fa totalmente schifo, cioè il robot che boh bo bo. eh, cioè, il lei... disco tutto sommato si salva anche a due o tre appendici alari da Lamborghini da Endurance di 24 ore di Le Mans ma eh, tutto sommato è anche guardabile la figure o la statuina lì di eh, eh, dei Sucche o no? di Huck è un po' ehm, ringiovanita l'hanno un po', però si può. È una anche in versione guarda. Gundam Seed di sì, Free e molto se... ghetto si può guardare, ma quello schifo di ma, robot. Ma, ma sa cos'è, Sensei? Mi sembrano il, gli uomini che vanno di moda adesso. Quelli magri con le gambe lunghe, la testa piccola, eccetera. Eh, non, non è il veramente... mio caso, per eh. <ride> carità. È... È fighetto, è carino, eh, questo... no? Ma dico anche di Goldrek come, come stile, veramente con queste gambe lunghe questa figura abbastanza esile. a ah, questo Goldrek rachitico qua piace, sì, sì. Eh, vabbè, eh... no? A me non piace per niente, dico però è, è, è la moda che c'è adesso con eh, gli snodi me. belli in vista. Anche che, non... no, no, ma oh, oh, va bene così, eh. Mm. Avrei voluto giustificarlo. Eh, questo Grindiser humano. Io, io devo dire che mi è piaciuto di più il, volt, il, il Vultus, quello che arriva dalla serie filippina. Che è questa, questo dice tutto. Ah, Vabbè, sì. avete, se avete finito, ditelo: eh! Beh, io se vuole sbocco ancora un po'. Però nel frattempo. <ride> no, no, basta, io finisco Ray, Ray lei cosa ne dice? Guarda, allora, io sinceramente, vedendo pure proprio nel filmato che quindi un pochino te lo fa vedere bene, io trovo che questo modellino ci abbia dei problemi, nel senso che comunque probabilmente questo, questo Goldrick nel, nella serie, cioè quando vedremo il film o il cartone, insomma l'anime, può funzionare con queste proporzioni e tutto, a modellino no cioè nel senso se l'hanno beccato, se, se è attinente a come sarà poi Goldrich nella serie, secondo me a modellino non funziona, nel senso che a vederlo così non, non mi piace. Mi ricorda un po' come proporzioni, però non penso sia voluto comunque di, le, il gigante d'acciaio, le gambe così, come sono secche, fatte così. Sono d'accordo con il sensei sul discorso disco che pure a me mi ricorda un po' le, le macchine da formula cioè una macchina sportiva moderna, eh, a lettoni, cose così, sono d'accordo. E il robot però non, uh, non mi convince. Cioè, nel senso okay. a da parte dal, dalla vita in su sì, mi può piacere, non è una grande rivisitazione, però mi piace. Invece quelle gambe così, a vederlo così, non, secondo me non funzionano Magari ne funzionerà poi nel, nell'anime potrebbe funzionare così a modellino no e sugli inizio snodi inizio, ho visto prima il, si vedeva il disegno diciamo un bel disegno di questo Goldbreck ho notato nel disegno che quelle palle diciamo gli snodi a vista quelle palle lì sulla sulla vita ce l'ha anche il disegno cioè ce l'ha anche l'originale cioè dovrebbe però non lo so comunque non, non mi convince a me le allora, palle me le ha fatte cadere allora, sto... allora adesso adesso oh. il sensei la silenzio allora <ride> dunque eh, dico, dico la mia allora ehm, prima di tutto parto da questo commento del cavaliere nerd so che vado contro il pensiero comune ma rispetto alla versione Shin di Gig e i vari getter questo Goldrake U è il giardino delle delizie di Bosch ed è verissimo perché ragazzi c'è un nuovo Goldrake si chiama nuovo perché è nuovo. Si chiama nuovo perché non è uguale a quello vecchio. Si chiama nuovo perché è una nuova serie. Si chiama nuovo perché agli Art Director hanno detto dobbiamo fare un Goldrake che ricordi quello vecchio ma che sia nuovo. Se l'avessero fatto come volete voi sarebbe il vecchio Goldrake. No, no sì, nessuno ma... ha detto come lo vorreva. Qua. No, nessuno no, ha no, dico no, no, come no, lo no. Io, io dico no. solo che non mi piace questo non è che allora, nuovo, allora dovevano, dovevano, fare, dovevano fare un goldrake nuovo. La prima caratteristica che deve avere un goldrake nuovo è essere diverso da quello vecchio. Prima cosa, quindi non stiamoci a lamentare perché non è bello co come quello che amiamo. Perché quello che amiamo non ce lo toglie nessuno. Cioè, l'altra cosa molto bella è che. Ma non c'entra niente, ma scusami, nessuno direi. Ma nessuno qua di noi ha detto. Ah, però non mi ricorda il God. Nessuno non c'entra no. niente. Fa schifo, sto coso. Non fa schifo, non fa assolutamente. Come schifo. no! Non fa assolutamente schifo perché va a interpretare dei gusti che sono differenti dai nostri. Mm, lo possiamo applicare al disco, al robot. E al pilota se noi li guardiamo su un anime che non sia goldrake non diciamo niente siccome ci sono andati anzi lo vediamo con piacere perché è uscito un nuovo super robot nel 2024 ma siccome si chiama goldrake diciamo che è brutto perché eh, ci offende il nostro mito ma ragazzi ma questa roba è eh, vecchia ma <ride> no eh, è per me non è Me cioè... la, no, per me io non la vedo così io, il mio giudizio è cioè, cioè non me ne frega niente di Goldrick capito che intendo non è che dico oddio mi tocchi Goldrick a me ne me ne frega niente quindi punto. Eh, giudico quello che mi, mi, mi propongono non è che ti posso dire invece di fare una cosa tipo l'infinitism l'infinity cioè che comunque Invece di fare il Grandadio Infini che ci poteva stare hanno voluto fare una cosa diversa, bravi su, sotto questo profilo, sì, invece di accontentarsi di fare una cosa semplice come poteva essere prendiamo l'infinity e via hanno fatto una cosa hanno... quindi su questo va bene, però poi il risultato finale del modellino perché poi magari nell'anime ti ho detto mi può anche, potrebbe anche funzionare ma a modellino così non, non mi rende non so se l'hanno fatto male loro ma io guardo. Eh, ma... scusate, scusate perché Artù è riuscito a fare a scrivere un commento che mi fa cagare, lo dico proprio chiaramente. Mi dispiace, Artù, che l'abbia scritto tu. Giornalista, mi scusi, ma non può imporre il suo pensiero e del vecchio nerd. Questo Goldrake fa cagare a tutti. È allora, prima che... di tutto, mh, mi vorrei complimentare con Artù per conoscere il pensiero di tutti, perché lo dice in maniera molto deciso come se lo sapesse. <ride> Seconda cosa. Il mio pensiero e quello del vecchio nerd sono casualmente uguali, ma non mi vergogno affatto del fatto che siano uguali. Questo è un commento che meriterebbe di essere bannato, però eh, mi dispiace che arrivi da lei, posso dirlo Artu. Va bene, quello che voglio dire è che io ho visto degli attacchi da tutte le parti a questo uh, uh, Goldrake un anno prima che la serie sia uscita, un anno prima che abbiamo imparato ad amare questo personaggio. Un anno prima che abbiamo imparato a vedere questo, questo robot sullo schermo e questa astronave nello spazio e questo protagonista che fa cose. Allora, prima di giudicare, vogliamo conoscere che è alla base del, uh, de della normalità. Il è brutto. Ma stiamo parlando di niente, stiamo parlando di niente. Ma, ma se la serie sarà bella, Perché, tanto mi scusi, meglio Mi scusi, nel ma momento è io, Nel momento in cui io guardo il Gao Gaigar, è bello come, come oggetto, sì. Nel, ma, ma mi, mi faccia il piacere. Eh, ma sì. mi faccia il piacere. No, eh, lei lo giudica nel momento in cui, nel momento in cui abbiamo eh, un. Um, un'attinenza con qualcosa che conosciamo perché l'abbiamo visto in un'anime. L'anime non l'abbiamo ancora visto, ci stiamo scontrando, ci stiamo massacrando su un Goldrake perché fondamentalmente io capisco quello che dicerei, però il motivo è perché amiamo questo personaggio. Ma lo amiamo No, 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 scusa, ma no. Può no. dire il suo giudizio estetico su questo robot, per favore, giornalista? A me giudizio? il suo giudizio estetico su questo robot mi ricorda molto l'Alpha Max mi ricordo molto l'Alpha Max quindi, quindi oro, no No, però non mi era dispiaciuto l'Alpha Max affatto devo vederlo nel momento in cui probabilmente mi piacerà molto nel momento in cui l'avrò visto sullo schermo adesso mi sembra un'interpretazione un di Goldrake in chiave in chiave è Molto legata a come sono gli anime oggi. Scusatemi se posso dire un secondo. La mia perché ci sono troppe robe che, che stanno cozzando una contro le altre, che sono tutte se vogliamo un po' giustificabili. Io volevo dire ho, ho scherzato, ne ho parlato male, ma solamente per un fatto estetico. Perché a me, questo Goldrake, esteticamente, scusate, come proporzioni, come super robot, non mi piace. Capisco benissimo quello che dice lei giornalista, però bisogna vedere la serie, perché se nella serie funziona va bene così. anche sono... Per esempio, io ho parlato un secondo, un sec... prima con Sensei, qua hanno fatto in Giappone che ha avuto un discreto successo, anche se vogliamo, Megaton, classe Megaton Musashi, che è stata l'ultima serie di Super Robotoni. La serie è bella, i robot sono grezzi, sembrano usciti da Super Robo 28, eccetera, però visti insieme in quell'universo ci stanno benissimo. Però io il modellino me lo vado a comprare. No, non me lo vado a comprare perché non mi piace. Però voglio dire, in quella serie funziona benissimo. Anche questa è la questione. Può essere una Effetto. serie bellissima questa. Io, io non dico niente. Però questo Goldrake lo vuole? Se mi, viene, se, 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 se mi viene chiesto. Non mi piace. Cosa, cosa vuole che le dica? E, se, come proporzioni il Goldrake, questo qua non lo, trovo, non, lo, non lo trovo appetibile. Poi la serie può essere bellissima. Un altro ecco guarda malifico. magari non so se il giornalista lei magari voleva se io vedendo la serie mettiamo che io vedendo la serie mi la possa trovare molto bella allora magari potrebbe cambiare la mia percezione poi nel vedere questo robot ok cioè se la serie io la trovassi veramente bella poi magari potrei aver voglia di avere questo robot che non mi fa impazzire, però se la serie poi in effetti mi, mi è piaciuta molto, potrei, potrebbe cambiare qualcosa in me. Ma non credo, io dubito fortemente che la serie mi piaccia parecchio. Quindi, comunque, non penso che il, il, la serie farà acquistare però, diciamo, guarda, un valore a questi oggetti. Beh, Ray, c'è da dire solamente una cosa se vogliamo vedere dall'altra dall parte che questa è la prima realizzazione che hanno fatto del gold di questa serie la prima realizzazione di figura può darsi che le altre saranno fatte in maniera un attimino diverso poi la serie rivisitata dei super robot fino adesso hanno sempre toppato per cui parte eh, diciamo può fare solamente bene questo gold perché la serie di getter arc abbiamo visto che fine ha fatto a me non è dispiaciuta tantissimo anche se me la lasciamo perdere. E le, lo, lo, lo scene, il nuovo gig, lo Shin gig, anche quello lo lasciamo perdere, per cui questo Goldrick può fare solamente bene come serie, perché peggio di quelle sarà difficile che faccia, ecco, voglio dire. Quello sì. Intanto io, uh, seguendo il suggerimento di... Uh, chi è che era? Uh, L'ho scritto un attimo fa. Aspetta, 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 aspetta. Io, aspetta. io riguardo il sondaggio e poi dopo scapperò a Nanni sì, perché sì, per me sì, sì, è tardissimo. Sì. Sto comunque, comunque sto ho, fatto, ho fatto partire un sondaggio per sapere se piace a voi 174 che state guardando questa diretta se vi piace il, uh, il nuovo SOC perché questo è un solo Chogokin della serie Gold Ray Q o no e poi vediamo io eh, ho un sospetto però io ho detto, la, ho detto la mia ho detto la mia ma è un solo Soko in questo qua? eh sì eh, però so. questo, questo pare dalle articolazioni pare un, uh, un classico ah sì questa è una figura che uh, Destron chiedeva il Goldrek e eh, il Goldrek no, non può essere altro che un sock. Mi sembra un attimo plasticoso, scusa. Potrebbe stare... anche per un'altra linea, eh, potrebbe anche uscire. Eh. Tipo? Lo... Allora, potrebbe far parte anche della linea di Chogokin Senza I ah, Chogokin, sì, eh, sì, sì, eh, sì, quella sì, nuova, sì, quella, sì. Sì, quella che ha cambiato. però allora, se dovessi scommettere, direi comunque solo 'Chowgokin'. Eh, da, sì. Dalla vita in su è molto bello. Pure la testa è molto, molto bella, secondo me. Ma, a, me piace, a me piace molto, sono quelle gambe. Che non... Sì, eh, sono le gambe, Ma... bisogna vederlo in azione. Questo sì. qua, qua scusate, posso dire che nelle Filippine sono riusciti a fare una cosa pazzesca? Perché hanno fatto. Io, io pensavo fosse uno scherzo invece questa serie eh, è anche eh, fatta vedendo bene vedendo quelle due un pochino sembra forte sì. no, però la serie se vogliamo ne hanno fatto un sacco di episodi non è neanche fatta malissimo perché voglio dire se vogliamo perché allora eh, questo Vultus paragonato al Grand Einserou questo è bello quello là no ah, anche a eh, me fanno... ride, io, preferisco però. Però... io preferisco questo però mamma mia mamma però mia però sempre... brassano... questo però tra le due, cioè, questo è molto meglio di, quella, di, quel, di quel bagaglio là questo non... mi, sembra, mi sembra un jumbo però eh. sicuramente okay, di ma... niente, allora è niente. un po' gorillesco anche non so se diventerà un gioco anche se dicevano di X non so bene come però questo tutto sommato mi piace buonanotte col, là, col bagaglio là mama. sì ma sono d'accordo su questo personalmente questa, comunque, è stata una, una sorpresa nelle Filippine. Hanno fatto una cosa pazzesca. Eh, la, la cosa più bella è quando ti vedi Boazani, eccetera, che sono i, i Filippini con i capelli tinti, che comunque hanno, hanno anche un loro fascino, è eh, molto rustica come cosa. Ma molto trash. Ci hanno speso tanto in quella serie, si vede che l'hanno fatta cioè, con, con i crismi, che può piacere o non può piacere, ecco. Va, eh, andiamo avanti, Massimo. Ma oddio, eh, io voi avete detto: Lo trovo più bello del Gold Ray Q Avete detto tanta roba, eh, perché sì. questo è una roba orripilante. Cioè, eh, eh, ma eh, Beh, deve ma, capire. A me, Beh, sembra, se... a me sembra un non lo so, un... ieri sono ridicoli. Attenzione, uh, cioè, se no, 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 sembra eh, che abbia eh... i pattini, cioè, Magari, non, cioè, non, non è che sia così, poi che così cioè, però meglio questo che quello là però noi stiamo cazzo. parlando di beh vede se c'è la giustificazione bisogna vedere quel Goldrek in azione c'è questo Vultus che però è praticamente un, un telefilm a persone reali per cui sì. Le sì. Le per carità, Vult... per carità, ecco. per carità. Per cui è ovviamente è molto rivisitato ecco, le ecco, roba, per, ecco. per ovvie cose e però attenzione non lo trovo vicino a quello che abbiamo visto prima ah, no no cosa. infatti sto dicendo eh, però parte da una base, questo Vultus, Eccoli. molto migliore di quella di Grandizer U, cioè quella, la base che probabilmente è di Grandizer U eh, è, è brutta, eh, mentre questo Vultus come base è molto meglio, poi dopo magari il, il modellino l'hanno pure imbruttito rispetto a quello che è la base della live action, eh, Per me però... è un, è un, quel modellino è un jumbo, punto e basta. Ok, allora... Oh. Eh... Vabbè, questo cos'è? È la garaba di Dan Vine che è l'ultimo ah, okay, okay. è Orabatter del Cavaliere Nero. Ho capito, ho capito. Massimo, se il Sensei deve andare via, no? Sì. No, eh, sì, eh, se io sono Siamo... curioso di vedere il sondaggio anch'io. Ah, di... volentieri, volentieri. Andiamo a vedere. No, il tipo, però tanto quel Tamasci mi sa che, che manca qualcosa. Eh, C'era l'ultimo, ah, mancherebbe Macros, macros. e eh, qu quello proprio per il senso. è La persona più eh, i metalli ah, no. e i macros mancano ah, vabbè, qua Io, no, sarei, volevo vedere il sondaggio. E poi dopo vi abbandonerei. Sì, allora, veramente... allora, allora, allora 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 il sondaggio però ci sono solo 59 voti su 170 che stanno guardando la diretta. È un peccato. 59 voti e vince il no cioè non mi piace il uh, Grandizer U con uh, il 68% rispetto al sì il 32% ma non mi aspettavo niente di differente Beh, io mi aspettavo un no più convinto perché quelli sono sì. i fanboy del, del giornalista, che per dargli ragione, eh sì. Esatto. Ma no, ah Sì, addio, sì, per forza, perché se no, se fossero stati obiettivi sarebbe stato almeno un 90% no. no. Secondo me, invece, è un pensiero abbastanza vecchio: Cioè, sono talmente affezionato al Goldrake vecchio che non riesco proprio a farmi piacere quello nuovo. Secondo me funziona così più che no. più comunque, che... Massimo, dobbiamo, dobbiamo chiudere qua. Tutti, sì. e, eh, vediamo la fine, del, la fine del filmato. Io non ho problema perché sono le 7.43 della mattina. Sono anche bello Sveglio Beh, il Lancelot eh. comunque, tanta roba, ma già l'hanno eh. presentato. Eh. Metal sì. Bid, qua ecco, di Dubine. Ah, qua... Dopo eh. il, il Serbine eh, che secondo me, è uno dei migliori robot di quest'anno. Eh, quello nuovo, presentato, quello sulla destra, quello che dovrebbe essere Tutto il Tambine. No, non è il Darby, se non sbaglio, un altro. È il Verbinde. È il, 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 il Verbinde. Il ah. Bello, bello, bello. Ma cos'è l'antagonista? Dovete... Guarda, eh, guarda, so, guarda Sensei, lo, lo, lo dico sinceramente, io ho visto solamente la serie tv, per cui non lo so. Ah. Questo no, è l'ultima bozza di segnato da Toriyama. Di un, ah, si, Sendland è un videogame disegnato da Toriyama come personaggio disegnato da Toriyama. Ok, e poi arriviamo a cosa ma io, io, io volevo fare vedere, volevo prima volevo far commentare al sensei quelle immagini di quegli altri robot non del Tamashi. Okay, ok, ok, ok. Eh, e qua arriviamo su Macros. Cosa, volete vedere Macros o no? No. No. macros certo, purtroppo ti hanno presentato sensei, qualcosina e... di macros plus una, una vf 1 ciucciata dal cane e tanti eh, astrei <ride> allora, allora allora, allora, allora io... io volevo chiedere una cosa sensei ecco eh, questi, questi qua che sono i pezzi commemorativi questa Valkyria qua scusate, scusi sensei eh, che l'ho trovato un virtu... l'ho vista anche dal vero io un virtuosismo di bandai Notevole, cioè metà naked e metà eh. normale, eccetera. Lei la comprerà o no? No, no, no. no. Cioè, non mi, non mi esalta. Preferirei che fosse... Eh, non con le parti clear. Eh, la preferirei come le, le, la prima edizione, ecco. Ecco, vista dal, edizione... dal vero, comunque, effettivamente, fa, fa parecchio scena, eh, devo dire, quella. Eh, non ne dubito, però io preferisco... Oh, che non abbia le parti clear, ecco dal mio okay, punto di vista. Ok, ok. No, ma comunque io, la mia punto di vista è che Bandai è stata superata su tutta la linea, perché CCS Toys Sentinel nelle Epos Plus eh, fanno prodotti migliori rispetto a quelli Bandai. Eh, quindi per me il passaggio di testimone è avvenuto, Bandai rimane il eh, leader. Vendite del settore, ma le altre case per me hanno nettamente superato e seminato Bandai. Allora io seguo le istruzioni del buon Rei e vi mostro questo. Uh, arrivo eh. che effettivamente non è un uh, Tamashi. Non, non, non è stato presentato al Tamasci però eh, abbiamo visto finalmente le immagini non del prototipo ma della versione finale eh, no 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 Piero no assolutamente no eh, è, è giusto così è giusto che ci siano opinioni differenti ci mancherebbe altro eh, però dicevo eh, abbiamo finalmente visto le immagini finali definitive di questo gambaster questo gambaster che eh, è di CCS Toys ed è un trasformabile peraltro bellissimo. Di... No, non è trasformabile. Non è, trasformabile. No, è un trasformabile, Beh, il robot è un trasformabile nella uh -huh. serie. Uh -huh. L'abbiamo uh -huh. visto nella serie Solo of Chogokin, tra l'altro. È uno dei migliori, secondo me. Solo of Chogokin, mai fatti. E adesso CCS ce lo propone come non trasformabile, però eh, con altri punti di. Eh, a suo favore, sì, eh, per esempio, una dinamicità, una bellezza e una uh, accuratezza che uh, il Bandai non poteva avere, che forse un trasformabile non può avere. Cosa ne pensa, Sensei? Beh, bellissimo, però. È chiaro che ci andiamo a paragonare con un shock che oramai sarà uscito dieci anni fa, quindi andarsi a paragonare con un'opera un o banda uscita dieci anni fa, è chiaro che eh, il tempo gioca a favore del CCS. Gli togliamo anche la facoltà di trasformarsi, a quel punto lì dico... Ok, non è forse questo uno dei quei pezzi che però segna per me il eh, cioè che Bandai è sorpassata. passata. Ad esempio, Baldios della Post Plus rispetto ai trasformabili Bandai, eh, secondo me siamo avanti anni luce. Io non ce l'ho ancora, quindi non, eh, non posso esprimermi con eh, assoluta certezza però se devo paragonare un Baldius post-plus contro un Daltanius Chogokin, o un God o un Daioja, o un Vultus, un Combatler, per me quel Baldius post-plus è comunque meglio. Destron? Ma Io mi sono fatto scappare la versione Bandai, per cui se c'è il CCS non mi dispiacerebbe io ecco se Bandai fa la ristampa forse mi compro quello di Bandai per la questione trasformabilità mm, perché questo mi non lo so eh, quello di Bandai mi piaceva molto come proporzioni questo mi sembra un po' troppo drammatico come interpretazione ecco forse nella mia collezione quello Bandai ci starebbe meglio però io ho grande rispetto di CCS è l'unica casa che compro insieme a Bandai per cui uno dei due eh, mi farebbe piacere, ecco, vediamo se Bandai fa la ristampa no, ma se c'è il CCS probabilmente non la farà. Per quanto il Cybuster, insomma, qualche differenza rispetto agli altri eh, CCS ce l'ha, abbiamo scoperto ieri. ma il Cybuster sì. io non l'ho comprato, per cui sono, sono quelle cose original che trovo un robot bellissimo, che però a me mh, dice poco, per cui l'ho lasciato dove è. Mm -hmm. ecco. E tra l'altro non abbiamo citato Blitzway. Tra chi per me ha già superato Bandai. Certo, e... certo. Ah. Verissimo, verissimo, Piero Il, la, era un capolavoro di ingegnerizzazione, di trasformazione, eh, tra l'altro, Ante l'Iteran, si parla di un modello di sì. 10-15 anni sì. fa. L'altro di cui Ray voleva uh, parlare. Vabbè, di quello non ho detto niente. Comunque ah eh... no, torniamo indietro. Guarda, no, vabbè, ma, guarda, nel senso l'unica cosa che posso dirti è che io ho il Bandai. Sinceramente, io sono un po' per la filosofia, ora come ora, di avere solo un modello per, eh, per ogni soggetto, tra virgolette, soprattutto questi che diciamo non sono troppo dei quali non sono troppo affezionato. Però questo qui ho visto un po' di immagini, eh, non è trasformabile. Ma secondo me cattura veramente in pieno l'essenza del, del robot. Eh, e sembra veramente, veramente bello. Concordo, concordo. Anche se le dico, Ray, io pensavo la stessa cosa del Cybuster, in realtà ieri sera. No, Sidebust vabbè, ma il Cybuster invece l'avevo sgamato. Che... Sì. cioè secondo me è ripilante, però non è, non è, non è affatto orripilante però, però, non... Non però di materiali e, e di filosofia di, si differisce parecchio da quello Ancora, che è questo sembra è meraviglioso fino adesso. e poi Ray sì. ci racconta e poi questo e <ride> poi questo qua e poi se, al definitivo e questo questo mo sulla carta così sembra lo Shingetter definitivo, nel senso che eh, anime version eh, con la cura della Blitzway. Eh, Se sembra me... veramente quello, quello che uscì tantissimi anni fa della Oshima rifatto in chiave tra virgolette moderna. Effettivamente, mm -hmm. sì. Ma questo per è... me sarà un capolavoro, questo Ma io sarà meglio... Mi piace più del, anche del Madden Kaiser che comunque eh, ho preordinato, quello sempre della Blitzway, che è un po' rivisitato, questo qui proprio per stile eh, craccia, cioè, insomma, anime il accurate, Kaiser... secondo me hanno fatto un lavoro perfetto. Madden Kaiser io non ho fatto il click, però questo qua sì. Mm. Eh, è meglio Sky X, no? no. si parla Meglio di... io non credo. Uh, forse come estetica sì, come realizzazione probabilmente no. Però a me il Mazin Kaiser Blitzwing probabilmente lo prenderò. Dico probabilmente. No, pure a me non mi convince al 100% lo sca. Ne... Certo. Questo qua sì. Ecco, Questo... una domanda, perché secondo voi, come scrive Piero e come condivido io, perché come mai ci sono così tanti eh, scinghette? Così come così tanti Voltron? Però su Voltron mi so dare una risposta perché c'è un mercato enorme negli Stati Uniti. Eh. Ma 100 scinghette che escono in un anno e mezzo, perché? Ma poi giornalista, tutti scinghette 1 e eh. almeno fatemi lo scinghette 2 oltrasì eh no eh sì. ma che piace ce lo può dire destro forse solo destro ce lo può dire no lo, 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 cioè non in giappone proprio pile c'è questo robot c'è sicuramente ha pill in giappone ma guarda che secondo, guardi che secondo me eh, per esempio ccs toys il, lo Shingetter che ha fatto molto era per il mercato estero eh. Io signori vi abbandono non, eh... stiamo finendo eh, eh sensei se vuole rimanere ancora No, 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 perché eh, no, vi, vi ringrazio. Ma... Buonanotte, eh, sensei, sensei. buonanotte Grazie, grazie del contributo. No, no, grazie a voi e grazie a tutti che quelli che venga a trovare quando non vuole se... e iscrivetevi a Potere Robotico, così forse eh, lo supereremo un pizzico più, più tardi. E se no, disiscrivetevi dai robot del giornalista. Anche, 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 potete <ride> scegliere, però preferisco che vi iscriviate al canale di Potere Robotico. Se vi disiscrivete dall'altra parte, tanto meglio. <ride> buonanotte, state bene. Buonanotte, 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 buonanotte. grazie. Notte. Allora, a voi. Allora, eh, siamo arrivati ai saluti anche noi. In, Cina, però... in Cina potrebbe avere tanto appeal? Questo? No, non lo so. Lo no, come soggetto, dico. In Cina, guarda, non, 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 non ti saprei proprio dire perché non me ne intendo nel mercato cinese. Eh, però lo shingetter molto, va molto a livello internazionale, secondo me, perché il CCS Toys, secondo me, è venduto più tanto anche all'estero, che il CCS Toys vende tanto all'estero. Come caso, eh, sinceramente, non lo so perché ne fanno così tanti. Per allora. me, c'è un'inflazione. Un per me, uno shingetter, 2 fatto bene. A me interesserebbe molto di più vero, 1, basta. Beh, sicuramente, per esempio, dei future, dei cari vecchi future che furono, eh, hanno fatto tutti e tre i robot di tutte e tre le serie di getter, e averli tutti e tre è un capolavoro, certo, certo. Volevo rispondere un attimo al commento, quello che hai messo sì, in evidenza, sì, 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 volevo dire che eh, due cose: allora, che questa foto è assolutamente. Cioè, ti do, do ragione al commento nel senso che da sta foto sembra che le proporzioni siano un po' queste gambe sembrano un po' troppo corte, diciamo. Mentre vedendo altre foto, comunque, la situazione non è così. E poi altra cosa che proprio è il robot originario che ha un po' queste proporzioni proprio sì, nell'anima, quindi è proprio un, loro hanno voluto farlo molto accurato all'anima e quindi sì, c'ha queste braccia un po' più parecchio lunghe e queste gambe molto grosse che possono sembrare un po' corte, però è proprio così originale. In effetti. Eh, allora, io veramente eh, trovo il, lo sciggetter un robot bellissimo perché secondo me è, è un'evoluzione molto stilosa eh, di quello che sono i primi super robot e raggiunge una bellezza estetica che pochi altri robot... Hanno raggiunto è proprio bello lo scinghetter eh, però, però bello il sentinel dice bellissimo a ah, meraviglioso poi bello il triziro a ah, meraviglioso a ah, bello il ccs a ah, meraviglioso Vabbè, adesso basta cioè no. No, io questo lo prendo e metto una parola e metto il punto io. comunque giornalista sono d'accordo con lei perché io mi spiace per il mio carissimo amico Rioma che saluto ma cioè veramente io ho un'indigestione degli scinghette, guarda, non ne voglio più, più vederli per un po', guarda, perché io ho il Dragon eh, Scale, mi va bene Dragon, quello, quello, quello c'ho ce l'ho Basta, però basta sì, perché sì, veramente sì, non ce la faccio per amiche da perfettamente ragione, ragione io... cioè, da dire che questo però ti piace, cioè, no, concordi a dire che no, dico che è che è, che è, mo, è molto è molto l... anime accurate, perché l'anime aveva sì. delle, aveva proprio delle proporzioni estremizzate e ci sta benissimo. Ripeto, a me sembra di vedere quello della Ushima rifatto sì. 25 anni dopo. Ecco, P perché prendere 33 cm comunque, Ecco, comunque cioè immaginiamoci quanto sarà grosso, le ali l'assa, eccetera, arriverà quasi a 50. A ah, 50, ah, a 55, sì. c'era proprio eh no, cioè, sarà qualcosa lì. di assurdo. Però io l'esempio sì. di questi robot che arrivano da Super Robot Tizen, da Super Robot Wars. Per esempio, uno che mi piace tantissimo, che è il Mazin Emperor Fatemelo, porca miseria. Quello fate meno ma fatemi un Mazin Emperor. Non un Great Mazin Kaiser, un Mazin Emperor che è proprio l'evoluzione del grande Mazinga. Io, da fan del grande Mazinga, fatemelo uno di Mazin Emperor. C'è solamente quello fatto da Bandai, che è bellissimo, se però fatemene anche un attimino un po' più grosso. Io lo comprerei subito a posto di farmi il ventesimo Shingetter cioè voglio dire. Hai ragione, ah, ragazzi. Sono sempre domande, sono sempre considerazioni molto soggettive. Perché a uno, sì, che, è vero, è vero, è vero. uno che piace il Tetsugin 28 vorrebbe un altro Tetsugin 28 fatto da Blitz, e, um, eccetera, eccetera. Per cui eh, diciamo che ce n'è per tutti i gusti. Allora, bella, bella, bello il confronto su Goldrake, bello il confronto sulla vetrina di Mazinga. Direi che sono venuti fuori pareri molto, molto, molto diversi, eh, che è proprio quello che fondamentalmente volevamo ah, dare. Il mondo è fatto così, cioè non c'è una persona uguale all'altra e quindi è giusto che i gusti vengano. Però è anche bello che si crei un po' di, come posso dire, varietà a livello di opinioni e così è stato. Mi spiace che il buon Koji non abbia retto questa sera e non ci abbia fatto compagnia perché sarebbe stato interessante sentire anche il suo parere. Io ringrazio Destron che ci ha fatto questa sorpresona svegliandosi alle 5 e mezza del mattino. Cosa grazie, che grazie. Io Dez. non avrei fatto mai. E quindi grazie <ride> grazie a voi. Grazie. No, ho Abbiamo genere, già detto che tu avresti fatto tutta una tirata. E ah sì, adesso, forse, diciamo, forse sì, diciamo un'ora dopo forse sì forse sì forse sì e con destro ringrazio anche Mario Zetto eh. per il filmato che abbiamo visto su uh, sul Tamashi, che ci ha risparmiato di usare le foto come tutti gli altri anni e, e naturalmente ringrazio lei per uh, ecco, avermi poi... aiutato sempre come sempre dimmi destro Scus no, eh, scusatemi se alla fine di queste due ore e mezza posso, mi, mi permette un secondo se qualcuno è interessato poi date un'occhiata anche al mio canale eh... iscriviti tutti da, da adesso ho no? fatto Dai. tre video anche sul Tamashi, però due erano con solamente foto comunque l'ho diviso in tre uno era di commenti sui sui robot che, so che sono entrati in preordine col Tamashi, il secondo proprio su cosa hanno fatto vedere al Tamashi quest'anno e il terzo sono sui robot commemorativi, gli item commemorativi, quelli li ho filmati io di persona, che, hanno, che erano qua presenti anche qua a Osaka, eccetera. E poi se qualcuno è interessato, di un'occhiata anche al mio canale. Io non, mi, non mi faccio molta pubblicità, solamente alla fine proprio di questo video, scusate, mi sono ah, fai benissimo. Di... Ma io dico anche di più, dico anche di più, dico che qualunque canale possiate vedere in Italia ha informazioni di secondo o di terza mano tradotte male. Uh, compreso il nostro, <ride> no, nel vero. momento in cui abbiamo un italiano, il grande Destron, che vive là e le cose le sente di prima mano e ce le riporta molto in anticipo rispetto a qualunque altro canale, è molto molto importante ed è molto bello. Oltre, naturalmente, al fatto che lui è un personaggio, cosa che avrete capito, ah, e allora, se... a parte che Destron, pure, secondo me, ci ha. Fa benissimo la recensione che fa, poi fa tante considerazioni proprio sul mercato nipponico, cosa che è molto molto interessante, ti seguo sempre. Anche Grazie, fa tante ehm. considerazioni sulle recensioni come vengono fatte lì in Giappone, cosa dicono sui vari modelli, e in più fa tanti shorts pure sulle vetrine. Quindi sì, spesso sì, puoi ehm. vedere delle cose dal vivo, delle anteprime. Quindi... È una, da è una finestra sul Giappone eh, creata da un nerd italiano, sì. eh, Destron, vuole concludere lei questa diretta? cioè Nel senso che, se non sbaglio, lei ha quel suo saluto meraviglioso, ah, sì. eh, qua, quando comincio, mai do! T'occo da strondes, Cari amici del canale dei Roboti del giornalista, un saluto a tutti. Grazie adesso. Ci vediamo, brava gente. Grazie a Destro, grazie ciao. a lei, grazie a Sensei, grazie ciao, a tutti ciao. voi che siete stati qui con noi per due ore e 32. Eh, buonanotte e buon video questo buonanotte. sabato. Ciao. No, ciao. Ciao, buonanotte ciao a tutti. Ciao a tutti.